Buonasera amici telespettatori e benvenuti alle storie di Linea Gialla. Oggi vi vogliamo raccontare la storia di una banda che ha terrorizzato il nord Italia e di un boss che chiamavano Faccia d'Angelo. Felice Maniero era il capo della mafia del Brenta. Ha commissionato omicidi, rapine, ha commissionato armi e ha trafficato in droga ed è stato protagonista di due spettacolari evasioni. Un bandito che per i criminali dell'epoca non era un semplice collega, ma era diventato una vera e propria leggenda. Elisabetta Gherardi. Ideò rapine sanguinose, costruì un'impresa del crimine che mise a ferro e fuoco il nord Italia per 20 anni. Inondò il nord-est di eroina, trafficò in armi. Dietro a sé lasciò una lunga scia di sangue. Sorriso smagliante e occhi furbi, Felice Maniero, capo di una delle più sanguinose imprese criminali della storia italiana. Per tutti era Faccia d'Angelo. Iniziato al piccolo crimine dagli zii paterni, Felicetto capisce presto come cavalcare con la criminalità e il successo economico del nord-est. Forte dei rapporti con i boss di Cosa Nostra e della Camorra al confino in Veneto, inizia la sua ascesa, conquistando il monopolio delle bische clandestine e il giro dei cambisti e dei casinò. Vince la guerra sanguinosa per il controllo del mercato della droga, commercia armi con l'ex Jugoslavia, capisce, prima della mafia, come ricattare lo Stato attaccando il patrimonio storico-artistico. Nessun settore del crimine è escluso. Non mancano estorsioni, riciclaggio e sequestri. Nel dicembre del 1983 esordisce nel panorama criminale imponendosi con un colpo clamoroso. L'assalto al caveau dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove con un commando armato ruba 170 kg d'oro. Faccia d'Angelo riesce a corrompere anche alcuni uomini dello Stato. Sono gli inizi degli anni Ottanta e la sua ascesa sembra inarrestabile. È circondato da belle donne, macchine di lusso, la sua è un'esistenza vissuta all'eccesso. Iniziano gli arresti, le rocambolesche fughe e le catture altrettanto spettacolari. L'ultimo colpo di grande effetto è l'assalto al treno diretto Venezia-Milano. È il 14 dicembre del 1990. Una carica di esplosivo travolge un vagone del treno Bologna-Venezia che arriva dalla parte opposta. A morire è Cristina Pavesi, 22 anni, studentessa universitaria, vittima innocente. Ma la soffiata è sbagliata. Il treno non sta trasportando in un vagone blindato 5 miliardi di lire, ma solo un centinaio di milioni. Nel 1995 arriva la resa. La sua impresa criminale sta fallendo. Così Felicetto reinveste e decide di collaborare con lo Stato. Prende il via il maxi processo Rialto. Alla sbarra finiscono 350 affiliati della Mara. Maniero viene condannato a 33 anni, scontati a 17 per i benefici concessi ai collaboratori di giustizia. Il capo di imputazione è associazione per delinquere di tipo mafioso, articolo 416 bis del codice penale. La quinta mafia, la mafia del Brenta, è debellata. Il suo ideatore diventa un collaboratore di giustizia, mai pentito, per molti un infame. Nel 2006 ad attenderlo c'è il grande dolore per la morte della figlia Elena. Per la giustizia è un suicidio, per il boss della mafia del Brenta un omicidio, la vendetta degli ex fedelissimi nei suoi confronti. Oggi Faccia d'Angelo è un uomo libero. Vive sotto identità nascosta, imprenditore di articoli per la casa. Ma nella storia di Felicetto Faccia d'Angelo ci sono ancora dei misteri da risolvere. Dal tesoro accumulato in 20 anni di crimine, forse al sicuro in qualche cassaforte estera, ma di fatto mai trovato, a una serie di omicidi irrisolti che sembrano portare l'impronta della mala del Brenta. Il dottor Francesco Saverio Pavone è sostituto procuratore al Tribunale di Belluno, è stato il primo magistrato a indagare sui crimini della mala del Brenta. C'è qualcos'altro che Felice Maniero non ha detto? Ma guardi, io credo che Felice Maniero abbia confessato tutti i reati più gravi, parliamo degli omicidi, delle grosse rapine miliardarie, dei traffici di droga, del settore del cambismo e dei traffici di armi.
probabilmente avrà dimenticato qualche reato minore che comunque non avrebbe cambiato la sua posizione processuale, sicuramente, ma questa è una mia convinzione, non ha detto tutto sul patrimonio dove l'ha nascosto. Ha qualcosa nascosto da qualche parte, secondo lei? Ma credo di sì, perché i traffici perlomeno accertati e dimostrati hanno evidenziato incassi miliardari, parliamo dell'epoca in cui c'era la lira, e quindi, tenuto conto soltanto dei quintali di droga, di eroina soprattutto, cocaina un po' meno trafficata, indubbiamente i ricarichi e i guadagni erano molto ingenti e di questi non è stata trovata grande traccia. Monica Zornetta, scrittrice, giornalista, esperta di Maniero e della mafia del Brenta. In che cosa differisce la mafia del Brenta da tutte le altre mafie conosciute? Mafia del Brenta o mafia del Brenta, come è stata riconosciuta processualmente, una mafia a tutti gli effetti. Diciamo che le caratteristiche del 416 bis le ha tutte. La differenza probabilmente è stata quella di essere nata, essersi sviluppata in territori non tradizionali, cioè nel nord-est, dove mai prima di quel momento, c'era stata un'organizzazione di questo tipo. Quindi cresciuta in un territorio molto particolare, comunque non vergine sotto questo senso, perché già si erano verificati fenomeni di banditismo prima dell'ascesa di Felice Maniero e della sua banda, e che poi si è sviluppata grazie ad un'intelligenza criminale di Maniero, che ancora giovane sedeva al tavolo con mafiosi di primo piano, con camorristi, con soggetti criminali molto molto importanti. Senta Zornetta, quello di Maniero secondo lei è un pentimento reale? Pentimento in senso morale? No, secondo me no. Ovviamente ha fatto i suoi conti, Felice Maniero ha stretto un accordo con lo Stato in modo tale che lui potesse tutelare, abbiamo detto, il suo tesoro, un tesoro esistente, che potesse tenere fuori dalle indagini la madre, i familiari, le persone a lui più vicine, facendo ritrovare ciò che lui faceva più comodo, qualche quadro in Svizzera e poche altre cose. Ha spadroneggiato Sulas Maniero per 20 anni terrorizzando il Nord-Est. Certo è che poi ha trovato una soluzione di comodo collaborando con la giustizia, in fondo, come tanti altri criminali prima di lui. Una soluzione intelligentemente strategica, secondo me. Quando ha capito che era iniziata la china discendente, che non poteva più essere il Maniero degli anni ruggenti, degli anni di fuoco, ha trattato la sua resa e ha venduto tutti, come fanno tutti i collaboratori di giustizia, come fecero i collaboratori di giustizia con il terrorismo, come l'hanno fatto con la mafia, come l'hanno fatto con la camorra. Niente di più e niente di meno, secondo me. Quindi, che sia stato un uomo di rara intelligenza e di rara furbizia, non ci sono dubbi. Non a caso tu, nell'introduzione, hai detto un grande criminale, quindi non di basso profilo, di altissimo profilo, attenzione. Basta ricordare alcuni dei suoi colpi, sono geniali se vogliamo, certo geniali nel male, ci mancherebbe altro, non sto tessendo l'elogio di Maniero. E io credo, vorrei intervenire su quello che ha detto il procuratore, senza nessuna polemica, ma quasi una domanda la mia, io credo che Maniero certamente ha detto solo una parte, quello che gli faceva comodo, ma se c'è un settore nel quale ha parlato poco, secondo me, perché avrebbe rischiato di coinvolgere organismi anche dello Stato, e quello del traffico di armi con i nascenti stati della Jugoslavia, con i Balcani in poche parole, perché lì lui ha trafficato molto. Non dimentichiamoci che ha fatto addirittura un matrimonio di comodo con una donna jugoslava, Maniero. Procuratore, è un aspetto che vale la pena approfondire o che è stato trascurato in passato? Ma guardi, Maniero fece un matrimonio di comodo per poter impedire un'eventuale estradizione con la ex Jugoslavia, quindi sostanzialmente diciamo che non c'è altra chiave di lettura per quanto riguarda questo matrimonio di comodo. Per quanto riguarda i traffici di droga, di armi, noi abbiamo accertato l'acquisto di centinaia e centinaia di Kalashnikov, che erano peraltro funzionali soprattutto alle rapine, e lui li cedeva ai suoi accoliti per il compimento di rapine. Sostanzialmente lui ha detto tutto quello
a mio avviso, tutto quello che aveva da dire, non aveva motivo di nascondere perché, come dicevo, non avrebbe aggravato più molto la sua posizione. Un unico reato inizialmente ha cercato di nascondere ed era l'omicidio di Battistello, che era colui che aveva ucciso il suo amico e complice Carraro Stefano. E lui inizialmente ebbe a negare, a non ammettere subito questo omicidio per un semplice motivo. Siccome lui in quel periodo era detenuto, lo fece commettere al cugino Maniero di poco di età, sui 18 anni appena compiuti, e quindi voleva salvaguardare il cugino da un probabile ergastolo. Però poi ha finito per ammetterlo. Dottoressa Bruzzone, buonasera anche a lei. Banditi come Maniero ormai non ce ne sono quasi più. Oltre Maniero c'erano, si ricordano appunto, Vallanzasca, uomini così. Quanto ha pesato, secondo lei, la famiglia nella carriera criminale? Beh, direi che è stata determinante. Cioè, qui parliamo veramente di un nipote d'arte, se non un figlio d'arte, per cui lui viene immediatamente inserito in un contesto criminale dove chiaramente gli insegnano a fare cose di ben più basso profilo di quelle che poi lui da adulto farà, però indubbiamente il disvalore, cioè il valore contrario rispetto a quello della collettività, per lui è l'elemento educativo principale. Non può stupire la sua storia fondamentalmente da questo punto di vista, perché il buongiorno si è visto dal mattino. Si vede dal mattino, dice la dottoressa Bruzzone. In questa storia della mala del Brenta c'è però un altro personaggio che vale la pena raccontare, è Giuseppe Pastore. Cognato ed ex braccio destro di Faccia d'Angelo. Anche lui, come Felice Maniero, si è pentito e anche lui vive in una località segreta. Noi di Linea Gialla lo abbiamo incontrato e intervistato con Raffaella Fanelli. Sentiamo. Quando ha conosciuto Felice Maniero? Negli anni 70. Cosa ha fatto per lui? Lui mi chiese se gli facevo un favore di andare a prendere un pacco a Livorno e mi avrebbe dato 10 milioni. Quello è stato l'episodio che poi mi ha agganciato. Perché è diventato il braccio destro di Felice Maniero, lei? Ma sì, in una parte sì, perché dopo lui è stato incarcerato, io provavo avanti le sue attività, tenevo nascoste le armi, tenevo nascoste la droga, tenevo nascosti i soldi. Chi riforniva la banda di armi? E le armi arrivavano dalla Croazia, la droga arrivava dalla Turchia, la cocaina arrivava dalla Colombia. Lei ha sposato Emanuela Rigato, la sorella di Agostina, sì. La prima moglie di Felice Maniero, sì. Quindi anche il cognato di Maniero. Sì. Com'è Felice Maniero? Com'è? È una persona sempre col sorriso sulle labbra, ha sempre vissuto da nababbo, soldi, macchine, donne. Dopo l'evasione di Felice Maniero dal carcere Due Palazzi, un altro affiliato, Giancarlo Ortes, viene ucciso insieme alla sua compagna, la Nazda Savic. Mi chiama l'avvocato, che è arrivata una lettera che c'era scritto: Savic e Ortes sono due infami, guarda che stanno collaborando con la DIA. Quindi Vandelli l'avvisava, l'avvocato Vandelli mi avvisava e mi ha dato questo pezzo di carta. Poi due poliziotti di Padova mi hanno detto che avevamo due infami in mezzo alla banda. Non ho mai capito il perché hanno dato la colpa a quelli di Venezia. Questa è una cosa che non è mai stata chiarita, secondo me, mai stata chiarita. E all'evasione di Felice Maniero dal carcere Due Palazzi di Padova sembrerebbe legato anche l'omicidio di Antonella Bissolotti. Sì, uno dei fratelli di Gatto mi ha detto in aula che sono stato io. Prima aveva detto che era stato Ugo Soranzo, che è stato incarcerato e gli hanno fatto la prova del DNA, gli hanno fatto tutto quanto, e non è risultato che lui... Chi l'ha uccisa questa donna? Chi lo sa, forse... È un omicidio rimasto irrisolto, però Antonella conosceva Ugo ed è stata uccisa una settimana prima dell'evasione di Felice Maniero. Da quello che io ho capito, è stata una coincidenza secondo me. E non so, non ho mai saputo niente di questa cosa. Ma lei era legata a un uomo della banda, però? No, da quello che so io, no. So che conosceva Ugo Soranzo, questo sì, sapeva che l'aveva conosciuta su un nightclub, basta. Ha restituito 30 miliardi di vecchie lire. Lei crede che abbia restituito tutto quello che ha preso? No. No, perché lui sta facendo la vita della signora. Ennio e Massimo Rigato, che poi erano anche i suoi cognati, li ha rivisti? No, anche perché se mi rivedono mi ammazzano subito.
perché hanno preso l'ergastolo per l'omicidio del poliziotto di Vicenza. Elena, la prima figlia di Felice Maniero, si sarebbe suicidata a Pescara nel 2006. Sì. Lei l'aveva vista quando? Questa ragazza lei l'ha conosciuta? L'ho conosciuta. L'avevo vista una settimana, 15 giorni prima. A cena col padre? A cena qua, sì. A cena col padre, per me non vedevo... Era tranquilla secondo me. Una settimana prima del suicidio di Elena avevano cercato di uccidere Maniero. Sì, so che c'è stato questo, l'ultimo pentito dell'ultimo minuto, che è Galletto Stefano, ha detto agli inquirenti che stavano preparando, quando passava Felice con la scorta per andare a testimoniare a Venezia, di farlo saltare per l'aria. Dopo il suicidio lei raggiunge insomma Pescara, sì, giusto? Sadena, sì. E incontra Felice Maniero, c'era sì, anche lui? Sì. L'ho visto, è la prima volta che in vita mia l'ho visto piangere, per dire la sincera verità. Quella volta là l'ho visto veramente, ho visto un uomo. Silvano Maritana ha sempre sostenuto che il vero capo della banda era la mamma di Felice Maniero, Lucia. Può essere, sì. Anche fosse vero, non si tradirebbe mai una madre. Di certo, se mia madre avesse fatto qualcosa per me, non lo direi. C'era un magistrato, che è il dottor Pavone, che è il procuratore capo a Belluno, mi diceva sempre, il capo è la madre, e mi dicevo, lo dice lei dottore, ma cosa posso dire? Non posso dire niente. Dottor Pavone, è possibile che nel gestire la banda della Mala del Brenta Felice Maniero non fosse solo, e che dietro di lui magari ci fosse questa onnipresente madre, Lucia? Guardi, il rapporto tra Felice Maniero e la madre era viscerale, io direi addirittura un cordone ombelicale che non si è mai reciso. Sicuramente la mamma sapeva di tutti i traffici del figlio, sicuramente era connivente perché era a conoscenza di tanti particolari ed era sempre preoccupata quando il figlio partiva per le sue imprese, però sostanzialmente devo dire che non si è mai acquisita la prova che la mamma fosse complice in queste attività o addirittura, come qualcuno vuole, dirigesse la banda. Grazia Longo, una delle figlie di Maniero, Elena, morì suicida, motivi sentimentali si disse, mentre Maniero per un attimo si convinse che potesse essere stata uccisa da qualcuno. E se fosse stata uccisa magari dai suoi ex complici della Mala del Brent? Beh, direi che qualche dubbio ha fatto bene a porselo, perché Maniero è diventato sì un collaboratore di giustizia e quindi grazie a lui, cioè grazie al suo racconto, poi la legge ha potuto fare dei passi avanti arrestando altre persone. Però si è fatto anche tanti nemici, quindi non è escluso che dietro quell'apparente suicidio ci fosse in realtà veramente un'opera omicidiaria. È tutto parliamo chiaro? Di suicidio per precipitazione, cioè buttare qualcuno giù da un palazzo, da una finestra, non è molto difficile. Non è molto difficile. Senza lasciare molti segni. Grazie, dottoressa. Ci sono ombre sulla morte della figlia di Maniero? No, guardi, per quello che a me risulta, anche se io non mi sono occupato di questo episodio, avvenuto qualche tempo dopo rispetto alle indagini, si è avuto mai dubbio sul fatto che fosse un suicidio. Ovviamente, se poi si trattasse di un suicidio ben simulato, questo... Non è dato sapere, non lo sappiamo. Qui con noi c'è la signora Michela Pavesi, la zia di Cristina, una vittima di Felice Maniero, morta a 22 anni, pensate, mentre tornava a bordo di un treno dall'università. Cosa è accaduto, signora, alla vostra famiglia dopo questa immane tragedia? Beh, senza dubbio la mia famiglia è stata devastata da questo fatto,
perché comunque una morte porta sempre dei cambiamenti all'interno di una famiglia, ma una morte come quella di Cristina, così proprio una vittima innocente, ha cambiato radicalmente la mia famiglia. Anche perché mio fratello maggiore, il padre di Cristina, è morto esattamente un anno dopo la figlia. Non ha retto al dolore, probabilmente. Non ha retto al dolore. Era un uomo molto in gamba, molto preparato professionalmente, aveva un'azienda, era molto impegnato anche nel proprio lavoro, ma non ha retto al dolore. Ricordiamolo, signora, Maniero cercò di entrare in quel treno a suon di bombe per... No, per ripulirlo? Non è stato così. Cristina viaggiava in un treno e il vagone, quello che poi hanno fatto saltare, era su un treno parallelo a dove era quello di Cristina. Però il treno dove viaggiava Cristina, per regolamento ferroviario, doveva fermarsi quando c'era un altro treno fermo e non si sapeva la ragione. Per cui il treno di Cristina si è fermato, hanno innescato questa forte esplosione e proprio Cristina è morta, unica vittima, è morta proprio per lo spostamento d'aria. È stata l'unica vittima. Dopo ci sono state altre, io dico, vittime, perché... Io per esempio ricordo sempre Daniela che viaggiava con lei, io non ho mai conosciuto questa ragazza, ma è stata ferita da una scheggia. E io mi ricordo il giorno del funerale di Cristina, c'era la bara a terra ed è venuto il papà di Daniela e Daniela era in ospedale e ha depositato una rosa sulla bara di Cristina. Sono dei gesti che non puoi mai dimenticare. Nonostante... quello che vi è successo, voi continuate a promuovere una serie di iniziative per tenere viva la memoria di Cristina? Io per esempio sono qua per la prima volta in una TV, per la prima volta in una trasmissione del genere, grazie proprio alla mia amica Monica Zornetta e al dottor Pavone. Io sono qua proprio per non dimenticare, perché ci sono tante vittime innocenti e non possiamo dimenticarle. Sono vittime onorate, di famiglie onorate, e non si possono dimenticare. Quindi con Monica abbiamo tenuto delle conferenze nelle scuole, perché penso sia importantissimo lavorare con i ragazzi. Ai ragazzi devi dare un messaggio forte e chiaro che è il bene che si deve fare, non è la ricchezza acquisita in questo modo. Mi dice qual è l'ultima immagine, l'ultimo ricordo che ha vivido nella mente di Cristina? Cara, allora, Cristina era una persona stupenda, forse tutti diciamo così, ma non è così, perché era una ragazza piena di vita, sempre di corsa, a 22 anni già pensava alla laurea, e si sarebbe presa un'altra laurea e aveva un sacco di interessi. Ecco, io veramente la ricordo così, sempre in corsa, come se la vita, per lei la vita doveva essere vissuta con questo entusiasmo. Io anche per questo faccio determinate cose. E noi la ringraziamo, ecco, signora, perché... per essere venuta a portarci la nostra testimonianza. Non dimentichiamo le vittime della mala del Brenta. Vi abbiamo raccontato solo una piccola parte di questa storia. Tra poco su questa stessa rete potete vedere una fiction sulla storia di Felice Maniero intitolata Faccia d'Angelo. Noi ci vediamo martedì 21:10 sulla 7 con Linea Gialla. Grazie per averci seguito e buona serata. Massimo, tu hai scritto assieme a Marco Videte un libro che si chiama Nord-Est proprio, e poi tanti altri libri, tra cui molti di quelli con il protagonista dell'Alligatore, ambientati in quel contesto. Quindi ti chiedo proprio così, molto semplicemente e brutalmente, cos'è il Nord-Est? Nord-Est è una terra di confine,
Il Nord-Est non solo una terra di frontiera, ma è il tratto di strada che parte dal confine, da Trieste, arriva a Padova, poi si dirama Bologna-Roma, un'altra parte invece è Ovest, Milano-Torino, è il tratto di strada dove quotidianamente in questo paese passa la maggior parte di merci illegale in entrata e in uscita. Quindi è un asse strategico, tanto che per la prima volta nella storia di questo paese si dice che le culture criminali, appunto estere, provenienti dall'est, abbiano formato un cartello per organizzare il traffico. Tu nei tuoi libri non sei stato molto tenero, come giustamente gli scrittori devono essere naturalmente, con il nord-est. Quali sono i difetti? Cosa vedi di sbagliato nel nord-est oggi? Ma il nord-est, quello che vedo oggi di sbagliato è che per sostenere un sistema economico che non dà più i frutti una volta, si consuma sempre di più territorio. E consumare territorio è una scelta strategicamente folle, perché a un certo punto il territorio finisce, si esaurisce. La storia di Felice Maniero, della mafia del Brenta, insomma, quanto ci racconta del Nord-Est? Ma ci racconta molto, perché è stata proprio lo specchio di quella che era la società del Nord-Est. La banda Maniero riesce a svilupparsi proprio perché incontra un momento felice del territorio, nel senso che la piccola azienda diffusa, polverizzata nel territorio, comincia a rendere. Quindi all'improvviso il nord-est, il Veneto, diventa terra piena di denaro, produce ricchezza, e la banda Maniero, la mafia del Brenta, ha questa intuizione della possibilità di vivere all'interno di questo meccanismo e di appropriarsi della maggior parte del denaro. Campanello che suona nella notte, una notte umida e afosa di agosto del 1986. Farebbe ancora più caldo in quella parte di Veneto sulle rive del Brenta, Dolo si chiama, se non fosse che sono le 3 di notte e piove. Il campanello è quello di una villetta rossa che sta un po' fuori, in un vicolo vicino al fiume. Il campanello suona nella notte, insistente. Lei si chiama Fiammetta, è una bella ragazza sui 30 anni, piccolina, dal volto gentile. Era appena andata a dormire con il suo convivente, sono ancora al primo sonno e il campanello li ha svegliati. Chi suona a quell'ora? Fiammetta va ad aprire la finestra del primo piano e guarda giù di sotto. Ci sono 3 uomini, uno lo conosce. Cercano Stefano, il suo convivente, ci vogliono parlare. Così Stefano scende di sotto in mutande e canottiera, un uomo grosso e tarchiato, con una testa di capelli ricci arruffati dal primo sonno. Fiammetta torna a letto. È preoccupata, sicuramente. Chiunque avrebbe un po' d'ansia nel sentire un campanello che suona nel mezzo della notte. Stefano, poi, è un tipo un po' strano, che frequenta gente un po' strana. Ufficialmente sarebbe un massaggiatore sportivo, ma ha abbastanza soldi da andarsene in giro con una Rolls Royce e quando ce n'è stato bisogno ha messo insieme un sacco di milioni, centinaia di milioni, per rilevare l'ufficio cambi del casinò di Porto Rose, in Slovenia. Fiammetta questo lo sa, sa chi sono gli amici di Stefano, gente strana anche quella, e probabilmente immagina anche chi sono i suoi nemici e magari sta pensando a quello quando sente gli spari. 2 colpi, dal piano di sotto. Fiammetta è una brava ragazza, è soltanto la convivente di Stefano, non c'entra niente con quel mondo strano, però lo sa cosa sta per succedere. E allora salta giù dal letto e ci si infila sotto, come fanno i bambini, nascosta tra la rete e il pavimento, a respirare la polvere con gli occhi chiusi.
intanto quelli salgono le scale e entrano nella camera da letto. E forse non la vedono, forse non si accorgono di lei, magari se ne vanno. In fondo lei non c'entra niente con quel mondo, è solo la ragazza di Stefano. Forse non si accorgono di lei e se ne vanno. Invece no. Uno degli uomini si china sotto il letto, eccola qui. Poi punta la pistola e spara. Prima di andarsene, quegli uomini, gli assassini, scendono in cucina, aprono il frigo e prendono una bottiglia d'acqua. Stefano è morto. Un colpo di pistola al fianco e uno alla testa. Ma non importa, non basta. Gli mettono la bottiglia d'acqua tra le gambe, perché quello non è soltanto un omicidio, è un segnale, un avvertimento. Significa non hai le palle. Ed è un avvertimento diretto agli strani amici di Stefano. Perché fino da subito, sia tra la gente per bene che tra quella strana, gira una strana voce. Che a far fuori Stefano sia stata la mala del Brenta. Fiammetta no, Fiammetta non c'entra niente. Ci ha preso di mezzo soltanto per caso. Ma Stefano, dicono le voci, l'ha fatto ammazzare Felicetto Maniero. È una strana storia, quella della mala del Brenta. Come strana è la storia del suo capo, Felice Maniero. È una storia di gangster che mette insieme decine di omicidi, centinaia di rapine, quintali di droga, milioni su milioni. E poi anche servitori dello Stato corrotti, tradimenti, pentimenti, processi e secoli di galera. È una storia simile a tante altre che abbiamo già raccontato, in Sicilia, in Calabria, in Campania. Sembra la storia della banda della Magliana, solo che questa non si svolge giù al sole del sud e neanche sotto le luci dei nightclub di Roma. Si svolge al nord, tra le nebbie del nord-est, soprattutto in Veneto. E come molte di quelle storie, forse anche questa non è soltanto una storia di gangster. Per raccontarla dobbiamo tornare indietro nel tempo, al dopoguerra, agli anni 50. Ad un signore che si chiama Adriano Toninato, il bandito di Campolongo Maggiore. Campolongo, allora, era un paese di 8.000 abitanti, nel retroterra di Venezia, in una zona che era terra di alluvioni, di sottosviluppo e di emigrazione. A Campolongo, a Campagna Lupia, a Piove di Sacco, Cavarzere, in quegli anni si moriva di fame e di umidità. Da quelle parti, prima che arrivassero le bonifiche e lo sviluppo economico, c'erano paludi e nebbia e molta povertà. È il Veneto povero, il sud del nord Italia, dove la metà delle abitazioni non ha l'acqua corrente, dove per andare in bagno bisogna andare fuori, in campagna, e dove molte case non hanno la corrente elettrica o riscaldamento. Di fronte alla fatica di tirare avanti, la gente per bene, anche a Campolongo, si ammazza di lavoro per farcela oppure emigra. La gente per male, invece, anche a Campolongo, ruba. Adriano Toninato lo chiamano il Giuliano della Valpadana, perché come il bandito Giuliano a Montelebre, in Sicilia, è a capo di una grossa banda che batte la zona. Certo, Giuliano ammazza un sacco di gente e tiene sotto scacco lo Stato grazie alle sue coperture mafiose e istituzionali. Invece Toninato non uccide nessuno, sta a capo di una sessantina di banditi che rubano auto, rubano soldi, rubano opere d'arte, rubano bestiame e svuotano casolari e magazzini pieni di viveri. In un contesto come quello, vale per il sud, come per esempio per la Romagna dei Briganti, oppure appunto per il Veneto, se un bandito non si comporta troppo male, riesce a nascondersi bene anche senza nascondersi. Il bandito Toninato trascorre anni di latitanza a casa sua, riceve gli uomini della banda al bar, gira abbastanza indisturbato per la zona. La gente, forse distratta da altri problemi, con gli sbirri non ci parla. Alla fine lo prendono, il bandito Toninato. Nel febbraio del 58 i carabinieri lo trovano nella campagna di Cavarzere, in un casolare segnalato da un confidente.
importa. Quello che ci interessa qui non è la storia del bandito Toninato, ma il luogo in cui si svolge, il contesto che le fa da contorno. C'è da dire che la cosiddetta mala del Brenta e comunque l'ascesa e il potere di questo giovane leader non sono nati così all'improvviso, ma c'è un background che appartiene allo stesso boss di tutto rilievo. Il padre, lo zio, quindi la famiglia stessa, ma anche poi tutta la storia di banditismo che attraversa quelle zone. Anzi, esiste anche un detto popolare che dice pressappoco così: a Campolongo, e la dico in dialetto, se pianta fasioi e cresce ladri, ovvero si piantano fagioli e crescono ladri, crescono banditi. Questo proprio per dimostrare il peso che un certo tipo di criminalità, soprattutto reati contro il patrimonio, hanno avuto in questa determinata zona geografica. Il bandito Toninato ha due uomini molto in gamba e piuttosto fidati, i fratelli Maniero, Renato e Ottorino Maniero. Partecipano alle attività della banda, soprattutto Renato, detto Mena, ma anche Ottorino, il fratello minore, che ha una trattoria frequentata dalla mala a Bosco di Sacco, non è da meno. Quando avevo 16 anni, penso 16 anni, che andavo per il bar, andavo in la trattoria che aveva Bosco di Sacco, suo papà di Maniero Felice. Una sera ha avuto una discussione là, altri giovanotti, suo padre, non so, ha perso un po', no, perché aveva alzato un cappello di una persona anziana, magari non altri da giovani, se mai qualche stronzata la facevamo anche, ma avevo alzato il cappello di questa persona che era un po' anziana, suo padre che era un po', beveva anche lui, è andato in cucina, ha preso un coltello da cucina, quelli là che si taglia la carne, è venuto là e mi ha dato una coltellata, mi ha piantato dentro il coltello, l'ha matato così su un fianco. Là sono andato all'ospedale, là, e insomma, per fortuna non avevo toccato organi vitali e io non ho mai detto che è stato lui, insomma. Il signor Ottorino ha un figlio che si chiama Felice. Felice è un ragazzo intelligente e brillante, molto sveglio. Ha questa parlantina sciolta e questo sorriso in una faccia pulita e simpatica, Felice appunto, che conquista tutti. Lo chiamano Felicetto, faccia d'angelo, e anche Felix. E a scuola non va molto bene, ma alla fine se la cava sempre lo stesso. I bei voti li prende soltanto in storia dell'arte e musica. E questa alla fine potrebbe essere la biografia di un artista, se non fosse che siamo lì, in quel contesto, in quel luogo, in quegli anni e soprattutto in quella famiglia. C'è una scena che racconta bene il rapporto di Felicetto con quel contesto e con tutto quello che accadrà dopo. La racconta proprio lui, Felice Maniero, nel libro intervista realizzato con il giornalista Andrea Pasqualetto, Una storia criminale. Felice è un bambino, fa i capricci, la mamma Lucia lo sgrida e lui piange. Allora arriva lo zio Renato e per consolarlo non usa gelati o caramelle, ma lo porta in campagna, vicino all'argine del Brenta. Tira fuori da un cespuglio la sua automatica beretta calibro 9 e si mette a sparare. E quando Felice è abbastanza grande, fa sparare anche lui. È così che viene su il piccolo Felice, affascinato dalle armi, stregato dai racconti dello zio e del padre e di tutti quegli uomini che arrivano armati alla trattoria di suo zio, con belle donne e belle macchine, e raccontano storie che non sono favole per bambini, ma storie di rapine e di furti, dove semmai a fare la parte del lupo c'è la polizia. Sostanzialmente all'inizio si è trattata di una banda di giovani piuttosto spregiudicati che più oltre che per commettere reati andavano nei campi, sparavano, rubavano, terrorizzavano un po' l'ambiente dove operavano. Felice e i suoi girano per la zona, spillano soldi ai commercianti imponendo una specie di pizzo e quando i commercianti non ci stanno sparano contro i negozi dalle auto e dalle moto in corsa. Rapinano magazzini di scarpe e di pellame. Assaltano i camion che attraversano l'Emilia cariche di formaggio grana. Arrivano fino a Mantova. Ha messo su una bella banda, Felicetto. Si trovano tutti in un bar di Campolongo, il bar Tre Spade, che sta su una strada interna tra la provincia di Venezia e quella di Padova. Con lui, fin dall'inizio, ci sono giovani del luogo, come Gilberto Sorgato. La mia storia è abbastanza
perché avevamo una famiglia, mio padre e mia madre, non erano due persone intelligenti, mio padre era ubriaco tutti i giorni, ho dovuto andare a lavorare per forza, quando avevo 10 anni facevo il manovale già, facevo 10-12 ore al giorno, fuori regola e tutto quanto, però i soldi che prendevo non bastavano neanche per mangiare, perché mio padre appena portava a casa i soldi si prendeva per andare a bere, mia madre poi non sapeva cosa fare, insomma dopo 16 anni, 17, ho cominciato a fare i primi furti, furti di pelame, furti di supermercati, tutte quelle robe, furti in appartamento e così. Insieme ho cominciato che eravamo 3, 4, 5 ragazzi, era così, con Maniero Felice, che c'era anche lui assieme con me. Avevamo una casa che sembrava non la baracca dei Zingari, ma peggio, perché non c'era né bagno, il bagno esterno, non c'era la doccia. Le prime docce le ho fatte in carcere quando mi hanno portato a 18 anni. Ci sono giovani come Zeno Bertin, detto Ricchitina, oppure come Sergio Baron. C'è Ottavo Andrioli e c'è Gianni Barizza, che stava con Maniero fino dai primi furti di camion carichi di roba da mangiare. C'è Silvano Maritani. Poi, più avanti, se ne aggiungeranno altri, come Paolo Pattarello. Provengo da una famiglia normale, mio padre è morto quando ero ragazzino, ho studiato in un collegio a Treviso, Pio X Treviso, e ho fatto le medie, poi finito le medie sono andato a lavorare. Maniero, l'ho conosciuto, eravamo amici perché andavamo a divertirci assieme. Abbiamo fatto una rissa, io e lui, mi ricordo che eravamo all'Angelo Azzurro, non so come si chiama, il Tuca Tuca mi sembra che si chiamava, che uno ci aveva dato uno schiaffo a lui, insomma, abbiamo fatto una rissa. E lì l'amicizia mia e sua si è rafforzata su quella rissa lì, che io l'ho difeso, eccetera, eccetera. Ha messo su una bella banda, Felicetto Maniero, proprio una bella banda. Maniero, soprattutto nei primi anni, veniva visto, diciamo, sia pure tra virgolette, con una certa simpatia, perché era un giovane dal comportamento, ovviamente io lo descrivo non per esaltarlo, ma perché così veniva considerato, dal comportamento brillante, gentile con tutti, sempre sorridente, diciamo anche bel giovane, piaceva alle ragazze, e tutto questo alone aveva fatto di lui una sorta di, come dire, modello quasi da imitare. Le forme di parmigiano reggiano costano, e quando le vende ai salumieri, Maniero se le fa pagare bene, ma non è abbastanza. Forse poteva bastare ai vecchi della mala di una volta, a suo zio e a suo padre. Ma lui è Felicetto Maniero, appartiene ad un'altra generazione, ad un altro contesto. A Felice piacciono i bei vestiti, quelli firmati. Piacciono le macchine di lusso. E piace andare a giocare, giocare forte, nei casinò della zona. I soldi dei formaggi e delle scarpe non bastano. È allora che Maniero ha un'idea. Una sera vede alla televisione un servizio sui laboratori di orafi che stanno nella zona di Vicenza e che in quegli anni, siamo all'inizio degli anni 70, stanno conoscendo un grande sviluppo. Eccola lì l'idea: specializzarsi nelle rapine ai laboratori, rubare oro e non più formaggi. Un salto di qualità che gli procura abbastanza soldi da andarsene in giro con una Ferrari, a perdere anche 50 milioni a notte nei casinò, ad essere uno degli esponenti emergenti della malavita della zona e uno degli uomini più ricchi del Veneto. Poi succede una cosa che gli fa capire come tutto questo ancora non basti. Succede che Felice va a giocare una notte in una bisca clandestina nel centro di Padova, e non è la serata giusta, perché perde 70 milioni di lire bruciati in una sola mano di poker. Poco male, Felice ci ha abituato. Gioca forte, perde forte, ma quella volta è diverso. Perché qualche giorno dopo, al bar Tre Spade, arriva un suo amico con un tizio che lavora nella bisca, che gli racconta come i suoi soci, quella notte, hanno barato. Allora Maniero va alla bisca,
trova uno dei gestori, lo riempie di botte e si fa ridare i soldi. Attenzione però, perché non è una cosa da poco. I gestori della Bisca non sono persone qualunque, hanno il controllo di tutto il gioco d'azzardo nel Padovano. Sono persone note e rispettate. Se hanno mollato così, significa una cosa. Significa che Felicetto Maniero è uno che fa paura. Significa che in quella zona del Veneto, il capo della mala è lui. Come noto, Felice Maniero era chiamato Faccia d'Angelo, proprio per il suo viso dolce, sorridente, molto simpatico. Infatti chi l'aveva conosciuto l'ha proprio sempre definito una persona comunque molto simpatica, con il senso dell'umorismo, molto dolce. Però ovviamente tutto ciò non è stata la sua caratteristica fondamentale quanto l'efferatezza, perché era un criminale, perché Felice Maniero era un bandito. Una efferatezza che effettivamente ha lasciato tutti abbastanza stupiti quando hanno capito e saputo fino a che punto è arrivata la violenza di Maniero, proprio per rafforzare la propria leadership criminale. Felice Maniero, lo abbiamo detto, è un ragazzo sveglio e intelligente e non ci mette molto a capire due cose. La prima è che gli si aprono davanti possibilità infinite di investimento criminale, attività da controllare, soldi da prendere. È più o meno quello che proprio in quegli anni succedeva a Roma a Franco Giuseppucci e agli altri fondatori della Banda della Magliana. C'è tutta Roma su cui mettere le mani. Ecco, per Felice Maniero c'è tutto il Veneto su cui mettere le mani. La seconda cosa che capisce è che per farlo non basta la sua banda di ragazzi. Bisogna organizzarsi e un modello da imitare c'è. Perché a fare scuola criminale in quella zona del Veneto non ci sono soltanto i vecchi della mala di Campolongo e dintorni, i banditi alla Toninato. Ci sono maestri criminali di grande esperienza. C'è Cosa Nostra. Quelli erano gli anni in cui i mafiosi venivano mandati appunto in soggiorno obbligato, ovvero si pensava che allontanandoli dai luoghi d'origine, quindi dalla Sicilia o comunque dalle zone meridionali dove agivano, quindi allontanandoli, smettessero di delinquere. L'idea è quella che a mandarli lontano dal proprio territorio, a sradicarli dalla loro zona, i mafiosi perdano potere. Ma non funziona, anzi. I mafiosi se la portano dietro la mafia, la portano al nord, dove trovano tranquillità per agire, soldi e complicità. È la mafia al nord, l'inizio della penetrazione mafiosa. Dal 1961 al 1971, sono 10 anni, arrivano al nord più di 1000 persone sospettate di mafia e continuano anche dopo. In Veneto ne arrivano 143. Come Totuccio Contorno, che dalla corte di Totò Riina Corleone viene mandato a Dolo, o Salvatore Badalamenti, nipote di Dontano Badalamenti, il boss di Cinisi, che viene mandato in un paesino lungo la riviera del Brenta. E mica solo quelli di Cosa Nostra. In provincia di Verona, da Napoli, viene mandato Vincenzo Casillo, detto Onirone, braccio destro di Raffaele Cutolo, capo della nuova camorra organizzata. Felicetto guarda e impara. E intanto prende contatto con gente importante. In Lombardia, sempre a soggiorno obbligatorio, ci sono personaggi come Alfredo Bono, Salvatore Enea e Don Tano Fidanzati. Sono Cosa Nostra, Cosa Nostra Milano. E intanto prende contatto anche con Mario Plinio Dagnolo, che non è Cosa Nostra, ma rappresenta un altro grande boss della mala milanese, come Francis Turatello. Uno dei primi settori nei quali l'impresa criminale di Felice Maniero decide di espandersi è quello delle case da gioco. Sono gli anni Ottanta, il Veneto non è più quella terra di fame e di emigrazione di una volta. Il Veneto sta diventando ricco, sta diventando il nord-est del boom economico. Quel Veneto è un Veneto dove tutto avviene prima che altrove, la piccola impresa diventa grande. I contadini non sono più contadini, non lo erano già da prima, ma diventano lavoratori autonomi e poi piccoli imprenditori. Quella che era considerata la zona, il sud del nord, il sud del nord, il Veneto era una zona di emigrazione dove
Sì, uno dei modi tipici di rivolgersi agli altri è raccomandi. Chi ha fatto i soldi e ha voglia di divertirsi va a giocare. E infatti a Venezia c'è il Casinò, uno dei più belli e più antichi del mondo. Ca' Vedramin Careggi, in un palazzo sul Canal Grande. È l'unico nel Veneto e naturalmente non basta. Così nascono decine di bische clandestine. A Venezia e a Mestre, nella provincia di Padova, su fino a Treviso e poi giù in Emilia, soprattutto attorno a Modena. In una bisca, e anche nel casinò regolare, girano un sacco di soldi. Ma non solo. I clienti che hanno giocato forte hanno perso tutto. Magari non riescono a farsi cambiare nuovi assegni dall'ufficio fidi del casinò. Allora ci sono cambisti non ufficiali che possono prestare i soldi, ad un tasso di usura naturalmente, fino al 360%. E anche questi sono tanti, tantissimi soldi che girano. Lei è uscito al casinò? Sì. Ma cosa ha fatto? Ha giocato? No. O... ha lavorato? Sì, ha lavorato. Cosa fa come lavoro? Non si può dire che lavoro fa? No, non può. Non può. Non è che fa per caso il cambista. Felice Maniero ha capito l'affare e vuole metterci le mani sopra. Vuole controllare le bische clandestine e vuole anche una percentuale dai cambisti, il 50%. I cambisti non ci stanno e si tengono i loro soldi. Fino a una notte di ottobre del 1980. Fino alla notte dei cambisti. Quella notte c'è un motoscafo che arriva al casinò di Venezia. Dal motoscafo scendono Felice Maniero e alcuni dei suoi, vestiti bene, come se dovessero andare a giocare, ma sono armati e infatti sparano per aria. Cercano i cambisti più noti, uno per uno, li prendono, li fracassano di botte, gli portano via i soldi. Poi sparano contro il portone del casinò, montano sul motoscafo e se ne vanno. Per qualcuno però ancora non basta. Eugenio Pagan, per esempio, è un cambista che non vuole pagare. Eugenio Pagan, detto Neno, e un altro cambista suo amico che si chiama Cosimo Maldarella sono a casa a guardare la televisione quando i killer fanno irruzione nella mansarda e si mettono a sparare, ammazzandoli tutti e due. Questa volta il messaggio arriva. Li ha copai. Li ha uccisi tutti e due. Quindi poi dopo i cambisti pagavano la percentuale a Maniero? Cioè, ovvio che la pagava. Sino... Che paura, insomma. Felice Maniero impone il suo controllo ai cambisti, che gli versano 1,5 milioni di lire tutte le sere, per 15 anni. Inserisce uomini di fiducia nei casinò regolari, come quello di Venezia, e anche oltre confine, in Croazia e in Slovenia. Controlla tutte le bische clandestine, dal confine con la Jugoslavia fino a Modena. Lei è stato anche proprietario di un casinò in Croazia? Sì, proprietario. Gestione. La gestione insieme a chi? Insieme a altra gente. Possiamo fare i nomi di queste persone? Questo no. Ma diciamo gente di malavita. Di malavita italiana o croata? Italiana, sempre italiana. Malavita siciliana? No. Calabrese? No, no, una malavita, diciamo qua del posto. È importante il controllo del gioco d'azzardo. Frutta un sacco di soldi, permette di riciclare il denaro sporco e, vantaggio non da poco, mette in contatto Felice Maniero e i suoi uomini con tanta gente importante, imprenditori, professionisti, anche gente dello Stato, che va a giocare e magari perde, e magari si fa prestare dei soldi, e diventa così ricattabile. E comunque sono sempre un sacco di soldi, che Felice Maniero divide regolarmente con i suoi soci di Cosa Nostra e della Camorra, coi quali fa anche altri affari, oltre il gioco d'azzardo. Cosa Nostra e Francis Turatello controllano e coordinano un altro settore molto importante dell'imprenditoria criminale, che in quegli anni, siamo negli anni 80, sta conoscendo uno sviluppo decisivo, quello della droga. Felice Maniero si rifornisce di eroina dalla Cosca Fidanzati, 2 o 3 kg ogni 30-40 giorni. Gli costa 60 milioni, la taglia al 50% e la rivende a 90.
con 30 milioni di guadagno. Ma non basta. Maniero si rivolge direttamente ai fornitori. L'eroina arriva dalla Turchia e allora Maniero prende contatto con un trafficante turco, Kazım Gerlek, detto Charlie, che gli fornisce 40 kg di eroina ogni due mesi. Non basta ancora. Maniero è un imprenditore della morte naturalmente, perché tutta quella droga significa morte per le strade, ma un imprenditore. Bisogna differenziare i canali, e allora eroina anche dalla Camorra, attraverso i fratelli Guida, e anche dalla Colombia, via Croazia. È un fiume di droga che avvelena il nord-est. Nel 1991 il rapporto tra popolazione e numero di tossicodipendenti per l'area metropolitana di Mestre è di 1 ogni 1126 abitanti. Per la riviera del Brenta, che è fatta soprattutto da piccoli paesini, è di 1 ogni 418. Maniero è un imprenditore della morte, un imprenditore criminale, ma in ogni caso, come imprenditore, ha problemi di concorrenza anche nel campo della droga. Con la concorrenza o ci si mette d'accordo per spartirsi il mercato oppure si fa la guerra. Negli anni dall'85 in poi a Venezia dominava i miei fratelli, capostipite Maurizio Rizzi e di seguito Massimo e altri personaggi. In quel tempo venivano suddivise allora le zone così. Mio fratello doveva occuparsi per Venezia, i mestrini si dovevano occupare di Mestre e Felice, diciamo, dalla parte sua tra Padova e fino a Mestre, insomma. Quindi c'erano le varie suddivisioni. Poi si interruppe un attimino i cerchi e le cose perché ognuno cercava di approvvigionarsi dove riteneva più opportuno e da lì sono state scaturite un po' di tafferugli. C'è un uomo che si chiama Ottavio Andrioli che tra le altre cose gestisce lo spaccio di droga sulla piazza di Venezia. Ottavio dovrebbe rifornirsi soltanto da Maniero, ma sta facendo per conto suo con altri fornitori e questo non va bene. Maniero e i suoi vengono a sapere che Ottavio sarà in un appartamento a Eraclea Mare, nel Residence La Rustica, una notte di giugno del 1983, per trattare con un nuovo fornitore. Maniero ci va assieme a tre dei suoi, tutti armati. Sfondano la porta, fanno irruzione e sorprendono Ottavio davanti a un tavolo coperto di cocaina. Al posto di Ottavio Andrioli, a gestire la piazza di Venezia, Maniero mette un altro dei suoi, Sandro Radetic. Ma le cose non vanno bene neanche per lui e nel gennaio del 1985 Radetic sparisce. Radetic era un personaggio non come tutti gli altri, cioè un ragazzo che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno, neanche forse dal Maniero, sebbene lui dice noi eravamo tutti uomini suoi, ma secondo me non è così. Quindi lui dava un po' fastidio. Al posto di Sandro Radetic arrivano i fratelli Rizzi, Massimo, detto Bombolo, e Maurizio. Hanno anche un altro fratello, Alessandro, detto il Deutsch perché alto e biondo, che si occupa d'altro, contrabbando di sigarette e rapine, e controlla gli affari di famiglia quando i fratelli sono dentro. Sembra che sia tutto a posto. Le zone di influenza sono stabilite, gli affari vanno avanti, girano un sacco di soldi, tutto bene. Ma non è così. I miei fratelli sì, mi raccontavano che a Venezia ormai comandavamo noi, quindi eravamo superiori a tutti quanti, quindi nessuno doveva, dal ponte, lui diceva, dal ponte della libertà in giù ci siamo noi, di là del ponte ci sono i mestrini e di là dai mestrini c'è il Feliceto. Quindi hanno detto, quindi qui è territorio, è tutto nostro, quindi qualunque che venga o che vada o che spazi devono sempre stare sotto il controllo di noi. I fratelli Rizzi sono anche loro imprenditori, imprenditori della morte, come Maniero. Vogliono espandersi. La geografia della droga è molto precisa. La riviera del Brenta e il Piovese, tra le province di Padova e Venezia, direttamente a Maniero.
la zona di San Donà di Piave fino al Friuli e alla provincia di Treviso a Silvano Maritano. Il centro storico è i fratelli Rizzi e tutti, sia chiaro, devono rifornirsi da maniere. Di là dal Ponte della Libertà, in terraferma, c'è il gruppo dei Mestrini, che risponde anche quello, come tutti, a Felice Maniero. I fratelli Rizzi decidono di espandersi in quel territorio e cominciano con lo spacciatore che controlla la zona del parcheggio del Tronchetto. Giancarlo Millo si chiama, detto il Marziano. Nel gennaio del 90, due uomini incappucciati entrano in una piccola pizzeria a due passi dalla stazione e puntano dritti sul tavolo a cui stanno seduti il Marziano e i suoi amici. Vogliono lui e infatti gli scaricano addosso 7 colpi di pistola e di fucile a pompa, mentre tutti gli altri si gettano sotto il tavolo. Neanche un minuto e i killer sono già fuori, su una barca che li attende e li porta via. Ma non va, non funziona così con Maniero. Così, all'improvviso, nel marzo del 1990, due dei fratelli Rizzi, Bombolo e Maurizio, scompaiono e con loro anche il loro braccio destro, Gianfranco Padovan. Erano andati ad un incontro con Felice Maniero, che li aveva chiamati per fare un lavoro assieme, una rapina, un assalto a un furgone, un sacco di soldi. Lo avevano detto ad Alessandro, andiamo a fare una cosa con Felicetto, che ci ha chiesto di dargli le nostre armi, che le tiene nascoste lui, per fare il colpo insieme. Alessandro non si fida. Andate da Felicetto in territorio suo, senza le armi che ce le ha lui, ma come fate a fidarvi? I Rizzi invece si fidano. Montano in macchina con Vincenzo Zampieri, uno della banda di Maniero. Apriamo la porta e subito pigliamo, io e Tenderini pigliamo il Maurizio. E gli altri sono tutti in macchina ancora. Prendiamo il Maurizio, Maurizio fa uno scatto, cerca di scappare. Io subito gli sparo. Ho fatto un metro e mezzo, due. Subito Tenderini ci dà una botta in testa col badile, dopo che io ho sparato. Tiriamo fuori il Bombolo che non voleva uscire, tiriamo fuori il Bombolo e tiriamo fuori anche il Padovan. Zampieri è sempre in macchina. Il Padovan viene seduto sull'argine, su un pezzo, viene seduto sull'argine e Tenderini, un po' ce l'aveva su coi Rizzi, perché è una storia, vuole strozzarlo, il Bombolo, che sarebbe il massimo. Ci mette il capio che sarà portato via, un capio di ferro, attorno al collo, ci monta in cima alla schiena e cerca di ucciderlo. Cosa succede? Nel frattempo il Padovan cerca di scappare, visto cosa sta succedendo, cerca di scappare e Maniero subito gli spara, subito, e cade subito. E a quel punto dice, via, bisogna ammazzarlo perché avevamo fatto troppo rumore. Allora finisco, ammazzo il Bombolo, ci sparo due colpi, e è il momento che è successo tutto questa baraonda, chiamo Maniero che è sopra il ponte e gli dico, guarda che qua ce n'è uno vivo, beh, sparaci in testa subito. E allora io che ci faccio? Ci sparo in testa. Difatti trovano solo i buchi sulle teste. Poi mi dice, spara in testa anche agli altri per sicurezza. E ci ho dato un colpo per uno in testa, finito lì. Ma droga e gioco d'azzardo non sono gli unici campi su cui si sta estendendo l'attività di Felicetto Maniero. La sua, anche se si sta configurando come una vera e propria impresa criminale, è pur sempre una banda di quelle della mala d'una volta. Una banda di rapinatori. L'Hotel de Bain è uno dei più belli del Lido di Venezia, quello in cui il regista Luchino Visconti ha girato Morte a Venezia, tratto dal romanzo di Thomas Mann. L'hotel è frequentato da ospiti ricchissimi, naturalmente, che vanno a giocare nel vicino casinò e che si portano dietro soldi e gioielli che stanno nel caveau dell'albergo. Tutto questo Felice Maniero lo sa, come sa anche che il caveau dell'albergo non è protetto da un allarme. Ha soltanto serrature e lucchetti vecchia maniera e di notte non è neppure sorvegliato.
Lo sa perché glielo ha raccontato un croupier che lavora al casinò e che si è fatto corrompere da uno dei suoi. Così, una notte di luglio del 1982, gli uomini di Maniero, armati e col volto coperto dal passamontagna, arrivano col motoscafo dalla laguna, salgono sul tetto dell'albergo, prendono in ostaggio tutti quelli che incontrano, li fanno stendere a terra, li legano e scendono nel cavò assieme al portiere dell'albergo. Forzano 53 cassette di sicurezza e portano via tutto quello che trovano. Poi, mentre se ne vanno, incontrano una turista americana che sta tornando tardi in albergo e rapinano anche lei così, al volo. Poi montano sulla barca e se ne vanno, spariscono nella laguna. In tutto, tra soldi e gioielli rubati, gli uomini di Maniero si portano via 5 miliardi di lire. Ho ritrovato a Milano, tra Padova e Mestre, il furgone usato ieri pomeriggio dai 7 uomini d'oro che hanno rapinato 3 miliardi di gioielli all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'aeroporto Marco Polo, a Tessera, è quello che serve la zona di Venezia. Una sera di dicembre del 1983, Felice Maniero e alcuni dei suoi fanno irruzione nell'ufficio merci dell'aeroporto. Si fanno aprire il cavò e puntano direttamente su alcuni scatoloni che si trovano in fondo alla stanza blindata. Lì dentro c'è l'oro lavorato dai laboratori di Vicenza, pronto per essere spedito in Germania, a Francoforte. Valore 2 miliardi e 340 milioni. Diciamo una cosa, che sicuramente Felice Maniero era felice di nome e anche di fatto. Lui girava in Ferrari quando i suoi coetanei neanche la potevano sognare. Era troppo costoso sognarla la Ferrari. E lui invece faceva le rapine come quella dell'aeroporto, rubava il furgoncino, scappava, fondeva il motore dopo 5 chilometri e riusciva a recuperare il bottino caricandolo su un'altra vettura in pieno giorno senza farsi scoprire e continuava la fuga senza essere fermato. Lui sicuramente aveva una grandissima dose di fortuna che poi nella vita sappiamo che purtroppo ruota e gira tante volte di 180 gradi, ma lì, in quella fase lì, lui era un uomo felice di nome e di fatto. Felice Maniero non ruba solo oro, soldi e gioielli, ruba anche qualcos'altro. Comincia nel 1979, quando ruba i gioielli sacri della Madonna Nicopeia dalla Basilica di San Marco a Venezia. Poi, nel 1981, ruba le spoglie di Santa Lucia dalla chiesa di San Geremia a Venezia. Ancora nessuna traccia dei due banditi armati e mascherati che sabato sera hanno trafugato dalla chiesa di San Geremia a Venezia le spoglie di Santa Lucia. La polizia sta vagliando diverse ipotesi, ma fino a questo momento il movente del furto è avvolto nel mistero. Nel 1992 dalla Galleria Estense di Modena spariscono 5 quadri di maestri come Velázquez, Il Greco e Correggio. Ma soprattutto nel 1991 da Padova era sparito il mento di Sant'Antonio. Buonasera, è rimasta chiusa al pubblico oggi la Galleria Estense di Modena, dove ieri era stato messo a segno il clamoroso furto di opere di Correggio, Guardi, El Greco e Velázquez. Sono tutti oggetti dal valore inestimabile, ma praticamente invendibili, soprattutto le reliquie dei santi, per esempio il mento di Sant'Antonio. Che ci fa Felice Maniero con quella roba? Che poi viene tutta regolarmente ritrovata dalle forze dell'ordine. Sono state ritrovate e già consegnate al Patriarca di Venezia le spoglie di Santa Lucia trafugate la sera del 7 novembre nella chiesa di San Geremia, dove oggi festa della Santa, incessante è il pellegrinaggio dei fedeli. Felice Maniero ha capito una cosa molto importante. Prima ancora che cominci Cosa Nostra, con gli attentati al patrimonio artistico del 93, Felice Maniero ha capito che le opere d'arte hanno un grande valore, non solo finanziario, soprattutto per lo Stato. C'è l'uso strumentale dei beni artistici, perché la lingua del santo è stata portata via solo per ottenere la scarcerazione di uno dei suoi cugini. E lì proprio fu fatta la trattativa per ottenere prima gli arresti domiciliari di questo ragazzo e poi la scarcerazione con riduzione di pena da parte della Corte d'Appello per detenzione di droga. Lo stessa cosa avviene, se volete, col discorso della rapina compiuta al museo di Modena, in cui furono portati via 5 quadri di notevole valore.
Fu una mossa preventiva addirittura, cioè è stata giocata più tardi. Oro, gioielli, soldi, opere d'arte, reliquie religiose. Soltanto nei primi 5 anni la banda Maniero mette a segno più di 22 rapine miliardarie o quasi, ripulendo negozi, banche, uffici postali, laboratori di orefici e ville. Qualche volta però non va come dovrebbe. Il signor Agnoletto ha un'armeria ed è presidente di una cooperativa di vigilanza nella cui sede parcheggiano i furgoni blindati che servono quasi tutta la provincia di Venezia. Nel caveau della ditta ci sono gli incassi dei supermercati della zona e tra sabato e domenica anche quelli dell'autostrada. Un sacco di soldi. Ma non è facile arrivarci. Ci sono le telecamere di sicurezza, ci sono le guardie e la struttura è blindata. Certo, si potrebbe convincere il signor Agnoletto ad aprire la strada ai banditi, ma c'è un problema. Come dicono gli uomini incaricati di studiare il colpo, il signor Agnoletto è non corruttibile. Bisogna fare in un altro modo. Mia moglie era incinta al 7° mese del secondo bambino e mia figlia aveva 2 anni. A 00:20 circa suona il campanello del condominio e mi dicono che appunto è il nucleo di polizia tributaria, devono salire per fare una verifica. Io apro, questi salgono con l'ascensore, mi trovo di fronte alla porta socchiusa, che avevo socchiuso, mi fanno vedere un mandato di perquisizione autentico del Tribunale di Venezia a firma del dottor Pavone, del magistrato, che conoscevo perché ero mio cliente quando avevo un'armeria, col timbro famoso verde che lui usava, perciò dico, l'ho ritenuto valido. L'idea è quella di portarsi via il signor Agnoletto e la sua famiglia e poi usare sua moglie e sua figlia per ricattarlo e farsi aprire la strada fino al caveau. Il signor Agnoletto ha qualche dubbio. Uno dei finanzieri indossa calzoni troppo corti per la sua altezza e imbraccia un mitra che non sembra quello d'ordinanza. Però ormai la sua famiglia è stata caricata su una macchina e lui deve salire su un'altra assieme agli uomini armati. Si ritrovano tutti in un casolare, in aperta campagna. Mi sono sentito puntare da una persona che c'era dietro una pistola alla nuca e mi ha detto continua a camminare. Dopo altrettanti 5-6 metri ho sentito armare l'arma, ho sentito il click dell'armamento della canna. Ho pensato qui faccio altri 2-3 passi e mi sparano un colpo alla nuca. Ho preso da qui dietro la pistola e l'ho spostata di 10 centimetri. Il malvivente che c'era dietro ha cominciato a dire molla l'arma, lascia l'arma, lascia l'arma, molla l'arma in dialetto. Io non l'ho lasciata, nel contempo dalla mia sinistra mi sono arrivati 2 pugni e 2 calci da queste 2 persone che avevo a sinistra e sono caduto per terra. Il signor Agnoletto conosce le armi e quando si ritrova a terra con la pistola di uno dei banditi impugnata per la canna fa presto a impugnarla per il verso giusto. Il bandito si getta su di lui e il signor Agnoletto spara. Ho sparato 2 colpi. Questa persona è caduta, come è caduta dalla mia destra, se non ricordo male. Hanno cominciato a dire sparate, sparate, perché è armato, è armato, è armato. Dalla mia sinistra ho cominciato a sentire i colpi, diversi colpi che hanno cominciato a sparare nei miei confronti. Mi sono trovato disteso a terra e con un'emorragia interna che cominciava a soffocarmi. C'è stato un momento di silenzio, in questa emorragia interna ho provato ad alzarmi e ho sentito la gamba sinistra che era completamente, non mi dava segni di vita. Mi sono alzato, come mi alzo per respirare da questa grossa emorragia che mi continuava a venire di sangue, una persona sopra di me mi dice stai giù, non muoverti altrimenti ti sparo e ti finisco. Ma non è l'unica volta che le cose vanno male. Una sera mi trovavo al bar, è arrivato Maniero con suo cugino, ha detto vieni via con noi altri, gli ho detto dovevamo andare. Siamo andati sulla strada che va verso Chioggia, ha detto vieni con noi altri, dobbiamo fare una prova. Dobbiamo provare l'esplosivo. Poi io ho chiesto, ma cosa dobbiamo fare questa cosa qua? Dobbiamo fare una rapina a un treno. Il treno è il diretto Venezia-Milano del pomeriggio. Felice Maniero ha avuto una dritta. Ha saputo che sul vagone postale ci dovrebbero essere 7 o 8 miliardi di lire.
piano sarebbe quello di salire sul treno a Mestre, bloccarlo in aperta campagna col freno di emergenza, assaltarlo con le armi, far saltare il portellone blindato del postale con l'esplosivo e portare via tutto. Dicembre 1990, ore 18:15. All'altezza di Barbariga di Vigonza, poco prima dell'arrivo alla stazione di Padova, Felice Maniero vede il segnale che gli fanno i suoi che stanno appostati in campagna. Si attacca al freno di emergenza e blocca il treno in aperta campagna. Allora Maniero Felice col megafono ha detto ai poliziotti di uscire a mani alzate dal vagone blindato. I poliziotti in automatico, invece siccome vedevo la porta, quella dove finiva il vagone porta valori, i poliziotti sono scappati via. La carrozza del postale dovrebbe essere blindata. Maniero fa applicare una carica di C4, un esplosivo molto potente, alla saracinesca del postale. Ma in quel momento succede qualcosa. C'è un treno che arriva dalla parte opposta. È il diretto Bologna-Venezia, carico di militari in licenza, di pendolari e di studenti. Il diretto dovrebbe sfilare accanto al treno fermato dai banditi e proseguire. Ma vedendo tutta quella confusione, come da regolamento, si ferma affiancandolo. In quel momento Felice Maniero ordina di far esplodere la carica. Poi, quando abbiamo attaccato la missia, siamo entrati dentro in questo vagone, che in teoria dovevano essere 6 miliardi, invece c'erano 100 milioni. Abbiamo 100 milioni, siamo fuggiti, poi abbiamo rubato due macchine là vicino e siamo andati a casa, insomma. L'esplosivo è troppo e il postale non è blindato. L'esplosione squarcia la parete del postale e investe il treno per Bologna, che stava fermo dall'altra parte. C'è una ragazza che si chiama Cristina Pavesi. Cristina ha 22 anni, è di Conegliano Veneto e fa l'università a Venezia, lettere e filosofia, ultimo anno. L'esplosione la prende in pieno, investendola con i vetri dei finestrini e con la lamiera della saracinesca del postale che sfonda la parete dalla sua parte. Cristina muore e rimangono ferite 13 persone. Un giorno dopo, quando abbiamo sentito di questa, quando siamo stati tutti male, perché era una cosa non voluta. C'è molta violenza nel Veneto di quegli anni, sia da parte della Mala del Brenta che anche da parte di altre bande che non sono direttamente riconducibili a Felice Maniero. Droga, gioco d'azzardo, estorsioni, rapine, riciclaggio, anche sequestri di persona, come quello di un imprenditore e di due familiari di industriali. Felice Maniero non trascura nessun ramo dell'industria del crimine che gli viene offerto dal territorio o dalle circostanze, come il traffico di armi, dal momento che siamo in Veneto, ad un passo dal confine con la Jugoslavia. E siamo negli anni in cui quel paese si sta frantumando nella guerra civile. Grazie ad un accordo fatto da Maniero con il figlio dell'allora presidente nazionalista croato Tudjman, Maniero inviava nell'allora Jugoslavia vestiti, cibo per la popolazione, ma soprattutto tante armi che poi venivano utilizzate appunto durante il conflitto. Al contempo Tudjman faceva avere delle armi leggere e non solo, che venivano appunto utilizzate dalla Mala per le loro azioni criminose. Tutto questo significa un mucchio di soldi, una montagna di denaro sulla quale sta seduto lui, Felicetto Maniero, che se agli inizi della sua carriera poteva vantarsi di essere uno degli uomini più ricchi del Veneto, adesso lo è sicuramente molto di più. Il successo di Felice Maniero e della sua Mala in quella zona coincide con il successo dell'economia e lo sviluppo di quella economia, che è un'economia di cui non ci si accorge, che è un'economia che ottiene un successo strepitoso tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, quasi all'insaputa del mondo e quasi all'insaputa degli stessi veneti. Ed è evidente che in un contesto di questo genere un'impresa come quella, chiamiamola così, criminale, come quella di Felice Maniero, trova un terreno, tra virgolette, fertile per le sue attività, fertile e in una certa misura dove è possibile nascondersi. È più facile nascondersi
in una realtà senza grandi centri, perché una realtà senza grandi centri è come dire una realtà che è tutta periferica, è una realtà nella quale lo sviluppo anche urbano ti trasforma in una specie di Los Angeles in fretta, tu ti nascondi facilmente, tu non sei visibile e allo stesso tempo la ricchezza cresce e quindi i consumatori potenziali per le tue attività criminali si moltiplicano e anche i bersagli criminali, e sono piccoli bersagli, ma tanti piccoli bersagli la cui ricchezza cresce in modo infinito. Un impero criminale, costruito praticamente dal nulla e tutto da lui, Felicetto Maniero. Era un personaggio che leggeva moltissimo, che aveva una profonda cultura, per esempio, della pittura italiana, ma non solo quella contemporanea o moderna che dir si voglia, ma anche quella antica. Era uno che parlava perfettamente in italiano, era uno che si muoveva benissimo, era uno che conosceva un sacco di cose, con cui era anche piacevole parlare. La capacità sua era quella proprio di coinvolgere le persone usando dell'intelligenza che senza dubbio aveva. Tra le componenti del mito di Felice Maniero c'è anche il suo successo con le donne. Ce ne sono tante accanto a Felicetto. C'è Agostina, da cui ha una figlia. C'è Rossella, da cui ha un altro figlio. C'è Barbara, che lascia la sua famiglia per correre dietro a Felicetto e alla sua vita da bandito. Ce n'è un'altra che lo lascia proprio per quella vita da bandito e non vuole neppure che riconosca il figlio che le ha dato. Ma la più importante, quella che lo segue per gran parte della latitanza, si chiama Marta e anche lei gli dà un figlio, il quarto. Per me l'hanno esaltato su questo lato qua, perché con la scusa che c'aveva anche un po' di gastrite, queste cose qua, a me diceva sempre che aveva difficoltà con le donne, quindi tanto super femmine non lo vedo. Per il resto, io lo vedevo come un grande amico e basta. Poi che fosse un mammone può darsi, perché dipendeva tanto dalla madre. Cioè la madre vedeva sua madre per prima. Ma ci teneva anche a sua sorella e al nipote. Questo sì. La signora Lucia è la madre di Felice Maniero ed è un personaggio molto importante per lui. C'è qualcuno che dice che uno dei suoi soprannomi, Cotoea, che in Veneto significa sottana, stia ad indicare non soltanto le sottane dietro alle quali Maniero corre, ma anche quella della madre, alla quale resta comunque molto attaccato. Maniero della madre non ha mai parlato. Io non posso dire, perché le indagini poi devono, le affermazioni devono sempre collimare con i risultati delle indagini. Io non posso dire quanto la madre sapesse, quanto la madre fosse connivente col figlio, quanto la madre al limite concorresse in qualcuna delle attività del figlio. Tutto questo con prova certa non ci risulta. Attenzione però, perché stiamo parlando di un personaggio che colpisce l'immaginazione, affascinante nel suo genere e sicuramente da un certo punto di vista geniale. Ma stiamo sempre parlando di un criminale, di uno che della sua intelligenza se ne è servito per mettere in piedi un impero, sì, ma un impero criminale. Un imprenditore e un grande imprenditore. Gianni Barizza si occupa di spaccio e di ricettazione per conto di Felice Maniero. Nel 1982 lo trovano in un'auto sul fondo del fiume Brenta, incaprettato, è ucciso con un colpo di pistola in un occhio. A un certo punto è saltato fuori che Barizza avrebbe truffato la banda e questo non gli, data la fiducia che riponevano in lui, hanno pensato che questo fosse avvenuto anche nel passato e hanno deciso di dargli questa punizione. L'incaprettamento è un modo per sviare le indagini. E lui, ammassando Barizza Gianni, non ha fatto più brutta figura, perché questo non poteva cantare, non poteva parlare. Ha preso tutti i soldi che aveva il ricettatore e questo è un motivo perché ha ammassato. Perciò qui non c'entra niente, questi erano motivi personali suoi. Si chiamano omicidi sistemici. Sono quelli fisiologici al sistema criminale che servono a mantenerlo in ordine, a posto, paradossalmente in vita. Ne accadono in tutte le forme della criminalità organizzata, sia alla banda della Magliana, per esempio, che alla mala del Brenta.
Maniero fa ammazzare tutti quelli che sembrano voler rubare, voler tradire o voler assumere un ruolo indipendente all'interno dell'organizzazione. Sono tanti gli omicidi sistemici compiuti all'interno della Mala del Brenta. Compagni della prima ora come Zeno Bertin, detto Ricchittina, ucciso nel 1984. O come Orlando Battistello, ucciso con un colpo alla testa una notte d'autunno del 1986. O come Hermes Bernardinello, sospettato tra le altre cose di aver mancato di rispetto alla signora Lucia, la madre di Maniero. Quando Maniero non c'era, Hermes sarebbe andato a casa sua a cercare la sua ex, Monica, che si era rifugiata a casa dei Maniero. Questo ragazzo la cercava continuamente perché era stato innamorato, non lo so, la cercava e l'ha trovata a casa di Maniero. La madre di Maniero, sempre quello che mi racconta Maniero, gli dice: via da qua, se non lo dico a mio figlio. Il Bernardinello avrebbe risposto, sempre a detta del Maniero, che ci pisci in culo a te e a tuo figlio e ci dà uno schiaffo alla madre. Queste sono le parole che Maniero mi dice a me. Allora, quando lui mi dice queste cose, io penso a mia madre, che niente da fare, ho detto: se hai bisogno, lo faccio, ti faccio sto favore. Patarello e altri uomini di Maniero aspettano Hermes sotto casa, mentre Felice Maniero se ne resta a casa sua, perché è sottoposto a regime di sorveglianza speciale. L'idea è quella che appena vedono rientrare Hermes, gli sparano. Maniero, che abita poco lontano, esce fuori, si fa vedere e così si costituisce un alibi. Ma Hermes non rientra mai a casa e gli agguati falliscono. Poi, un giorno, qualcuno lo vede rientrare. Abbiamo portato su una riva del fiume, lo Zampieri va a casa, lo piglia un badile e torna lui assieme con un'altra macchina di Donà. Arrivano sull'argine, mentre noi siamo sotto l'argine, arriva sull'argine, ci dà il badile e porta via la macchina e l'ha portata, ha mollato la macchina e l'ha portata lontano. Siamo stati lì e lì ormai si era deciso che io avevo deciso con Maniero che sparare dovevo essere io, perché lui ci aveva il fatto che aveva la Monica in casa, che potevano farci il guanto di paraffina, eccetera, eccetera. A me nessuno mi conosceva, quindi se era stato deciso sto fatto, e lì ho sparato, abbiamo fatto la buca e ho ucciso Bernardinello. Sono 19 gli omicidi sistemici, 19 morti ammazzati, più le vittime innocenti delle rapine, più appunto le rapine, i furti e lo spaccio di droga, che significa altri morti, perché questo significa trafficare in droga. Famiglie rovinate, gente che sta male e morti. Nel frattempo, lo Stato cosa fa? Cosa fanno le forze dell'ordine? All'inizio la Mala del Brenta viene sicuramente sottovalutata, considerata come uno dei tanti gruppi di banditi che ci sono nel Veneto. Una vecchia banda, un po' come quella di Toninato. Felice Maniero, agli occhi della legge, ha ancora un profilo molto basso, anche se ci sono molti segnali che dovrebbero già renderlo molto inquietante. Nell'82 Felice Maniero fu denunciato dalla squadra mobile di Treviso, come indicandolo come il capo dell'organizzazione criminale che aveva effettuato il sequestro di una signora di Treviso, Marina Rosso Monti, nel novembre dell'82. Fu arrestata quasi tutta la banda, nessuno dei compartecipi al sequestro fece mai il nome di Maniero. Emerse però chiaramente questa figura di soggetto che conduceva le manovre di questa banda. Direi dall'inizio degli anni 90, dopo una serie di omicidi, di fatti di grosso rilievo, la Criminalpol si prese carico di questa azione coordinata. Agirono in quegli anni 13 squadre mobili compatte del Triveneto, erano tutte coordinate dalla Criminalpol con l'intervento del Servizio Centrale Operativo all'epoca. E si arrivò ovviamente a delineare tutta una mappatura di episodi. Non sono facili le indagini su Felice Maniero, non è facile prenderlo, anche perché lui ha alcune amicizie proprio tra le forze dell'ordine. Il maresciallo Angelo Paron è un sottufficiale dei Carabinieri del ROS, il raggruppamento operativo speciale di Padova. A Maniero viene presentato da uno dei suoi che lo conosce e fanno presto a mettersi d'accordo.
10 milioni ogni due mesi per conoscere le indagini dei carabinieri, per sapere quello che sta per succedere, per esempio che Maniero sta per essere arrestato per aver violato i termini della sorveglianza speciale, oppure per sapere se c'è qualcuno dei suoi uomini arrestato dai carabinieri che sta per parlare. Il maresciallo Paron, che quelli di Maniero chiamano testone, gli vende anche 3 kg di eroina pura, frutto di un sequestro. Il maresciallo Paron verrà condannato, ancora in primo grado, a 11 anni. Poi c'è l'ispettore Antonio Papa, della squadra mobile di Venezia, che dirige uno degli uffici anticrimine che proprio dei fatti della mala del Brenta dovrebbero occuparsi e quindi è particolarmente utile. L'ispettore Papa, che chiamano Baggio, riceve da Maniero 5 milioni al mese per comunicargli tutto quello che può essere utile. Papa lo avverte delle cimici che sono state piazzate in un albergo frequentato dalla banda. Gli segnala il furgoncino che gira nella zona per intercettare i cellulari. Gli racconta che la magistratura ha chiesto un controllo sui conti correnti che Maniero ha in Austria, che così può ripulirli e far sparire i soldi. E quando la polizia si interessa ai viaggi che la signora Lucia, la madre di Maniero, ha fatto in Austria proprio quei giorni, l'ispettore Papa lo avverte anche di quello. L'ispettore Papa, sempre in primo grado, verrà condannato a 7 anni. In cambio, Maniero paga e a volte fa ritrovare piccoli carichi di droga o armi pulite ai due investigatori, così da renderli insospettabili agli altri e fargli fare anche carriera, in modo da essere ancora più utili. Ma tra i rapporti di Felice Maniero con le forze dell'ordine c'è anche qualcos'altro. Ci sono i servizi segreti. C'è il maggiore del Sismi, Giovanni Ciliberti. Questo rapporto tra Maniero e i servizi, secondo me, è un rapporto che tutte le grandi organizzazioni criminali hanno sempre avuto con alcuni apparati dello Stato. Finiscono nei guai alcuni avvocati veneti, accusati di aver aiutato Maniero a costruire il suo impero economico. E finisce nei guai anche il suo difensore, l'avvocato Enrico Vandelli, accusato di aver fatto uscire dal carcere veri e propri pizzini, messaggi di Maniero alla sua famiglia e alla sua banda. È vero che sono stato accusato di alcuni reati, d'altra parte sono stato condannato per associazione delinquente di stampo mafioso, non ho problemi a dirlo perché c'è una condanna definitiva che ho pagato e via dicendo anche col carcere, quindi nulla da dire da questo punto di vista. Perché è vero che io ho portato dei biglietti all'interno del carcere, ma i messaggeri non ero certo io, erano alcuni dei suoi familiari che uscivano, entravano regolarmente e che portavano fuori degli ordini ben precisi. E quindi scaricare la colpa tutta su di me è stato un azzardo che ha pagato per i giudici, ma non di certo per me, purtroppo. Sì, senza dubbio, ho commesso dei reati, quindi... ma non sono stati, come dire, dei reati commessi con di impeto, sono stati è stato un aspetto progressivo sulle cose, per cui quando io per esempio sono andato a parlare con l'uomo del Sismi o del Sisde che fosse, di certo non potevo pensare che un uomo dell'apparato dello Stato fosse colluso con Maniero a quel punto, e difatti quella è una delle parti del processo che è rimasta così un po' in un aspetto di chiaroscuro. Pensavo che se l'apparato dello Stato era interessato a Maniero, io non commettevo assolutamente nulla di particolare. Ma nonostante la sottovalutazione iniziale, le collusioni e anche le protezioni di cui gode la mala del Brenta, le indagini vanno avanti. All'inizio sono il capo della squadra mobile di Venezia, Arnaldo La Barbera, che poi andrà a dirigere la lotta alla mafia a Palermo, e il comandante dell'anticrimine dei carabinieri maggiore Giampaolo Ganzer. Le loro indagini iniziano dal racket dei cambisti. Già si intravede che dietro c'è qualcosa, che non si tratta soltanto di gruppi di banditi in quella parte di Veneto, ma che c'è qualcosa di più e che sopra, a capo, c'è lui, Felicetto Maniero. Fu un'indagine per la verità molto difficoltosa, perché sostanzialmente all'epoca non ci furono collaboratori e quindi la difficoltà più grande fu allorquando l'indagine dalla procura passò all'ufficio istruzione e mi fu assegnata, tendeva ad accertare sostanzialmente tutti i collegamenti fra i vari fatti criminosi che fino allora erano rimasti
diciamo, non scoperti a carico di ignoti. Quindi è stato un lavoro molto paziente di tessitura, di ricerca di collegamenti, di ricerche di indizi che collegassero un fatto all'altro. Felice Maniero viene arrestato, scarcerato in attesa di giudizio, sottoposto a sorveglianza speciale che spesso elude. Nel 1987 finisce nel carcere di Fossombrone in esecuzione di un mandato di cattura. E allora fa una cosa di quelle che accrescono il mito di un bandito, come Renato Ballanzasca o Graziano Mesina, per esempio, oppure come un mafioso, come Raffaele Cutolo. Evade. Clamorosa evasione di due pericolosi detenuti dal carcere di massima sicurezza di Fossombrone. Gli evasi sono Felice Maniero e Giuseppe Di Cecco. Il carcere di Fossombrone risale ai primi del Novecento. E allora Maniero viene in mente che forse sotto ci sono ancora le condotte fognarie di una volta. Ci sono, e sbucano fuori, vicino alle rive del fiume Metauro. Così, nel dicembre 1987, Felice Maniero, un brigatista che ha conosciuto in carcere, segano le sbarre della finestrella della sala giochi e attraversano il cortile del carcere fino ad un tombino segnalato da un pacchetto di sigarette lasciato dal cugino di Maniero, che li attende lì sotto, dopo aver liberato la strada delle fogne. Lo riprendono qualche mese dopo. Finisce dentro, viene di nuovo scarcerato in attesa di giudizio e, come al solito, elude la sorveglianza. Intanto dirige le sue attività criminali dalla sua villa a Campolongo, una bella villa con piscina e campo da tennis. Su quella villa circolano le voci che girano di solito sulle ville dei boss della camorra o del narcotraffico sudamericano. Rubinetterie d'oro, i giardini della villa aperti ai bambini del paese che possono andare a fare il bagno in piscina per la magnanimità del boss. Quando qualcuno dice i bambini andavano a giocare, quali bambini andavano a giocare nella sua piscina? Quelli di persone che lui conosceva. Io non di certo ci sono mai andata, ma conosco anche ragazzi più giovani di me che naturalmente non sapevano neanche che esistesse la piscina di Maniero, che io sappia. Noi giravamo per Campolongo Maggiore non ignari, diciamo, di questa cosa, cioè leggevamo sui giornali, sapevamo di queste morti, di questa efferatezza, ma noi a Campolongo Maggiore, insomma, non è che si sapeva, ma non a noi dava fastidio, quindi non ci si dava peso più di tanto. Forse è stata sottovalutata la sua dalla popolazione in genere, la sua esuberanza e la sua, come si può dire, la sua efferatezza sostanzialmente. Tra le altre cose, rapina la filiale del Banco Ambrosiano di Bassano del Grappa, facendo irruzione con 10 uomini armati e tenendo in ostaggio 50 clienti per rubare 2 quintali di lingotti d'oro per un valore di 4 miliardi. Ma le cose stanno cambiando, le indagini si stanno facendo più pressanti. Il giudice istruttore Francesco Saverio Pavone e il pubblico ministero Antonio Foiadelli, che coordinano le indagini, stanno mettendo insieme un sacco di cose. Maniero tutto questo lo sa e appena il regime di sorveglianza speciale scade, svanisce da Campolongo. Da latitante fa la solita vita, ma fa anche un errore. Va ad Ostia a comprarsi una barca, un Canadoss 80 da 19 metri, con 2 motori MAN da 800 cavalli. Uno yacht che paga 1.100.000.000 di lire e che chiama Lucy, Lucia, come sua madre. Ma comprare quella barca è un errore, perché la polizia sta seguendo un'indagine, sta seguendo la pista dei soldi, di alcuni movimenti bancari che sembrano sospetti. Preciso che per quanto riguarda l'individuazione del Maniero a Capri e quindi il sequestro di questo yacht, ciò permise di chiudere la chiave di volta a un'indagine di riciclaggio che la Criminal Post stava effettuando già da mesi sulle attività della Mala del Brenta, seguendo itinerari di denaro che partivano dalla Croazia, passavano per l'Austria, Klagenfurt, arrivarono in Olanda, per seguire poi la via Svizzera e alla fine, a conclusione, il pagamento di questo yacht, che era un Canadoss, credo 80, a un cantiere di Fiumicino. La polizia localizza lo yacht nel porto di Capri, da cui Maniero voleva partire per una crociera con alcuni suoi amici e con la signora Lucia.
lo arrestano sul molo. L'ispettore Michele Festa della Criminal Pol sembra un turista, ma nel marsupio che porta sopra il costume da bagno ha una pistola e la punta su Maniero. Un attimo dopo arrivano gli altri e scattano le manette. Come avete fatto ad arrivare qui? Felice Maniero, 38 anni, una carriera da boss della Mala del Brenta. Si stupisce quando nella piazzetta di Capri gli uomini della Criminal Pol del Veneto e delle squadre mobili di Venezia, Padova e Napoli lo arrestano. Felice Maniero finisce in carcere di nuovo. Prima a Vicenza e poi a Padova, al carcere Due Palazzi, che è un carcere di massima sicurezza, dove Felice Maniero viene sottoposto al 41 bis, il carcere duro a cui di solito vengono sottoposti i mafiosi. Perché intanto è successo qualcosa. Le indagini della magistratura e delle forze dell'ordine su Maniero e sul suo impero del male hanno cominciato a definire la fisionomia della Mala del Brenta e a raccogliere abbastanza prove da istruire un processo. Ma hanno anche fatto scattare un'altra accusa, 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso. La Mala del Brenta di Feliceto Maniero è diventata la mafia del Brenta. E all'inizio c'è stato nei confronti di questa mia indagine una sorta di scetticismo anche e soprattutto a livello giudiziario, nel senso che sembrava quasi impossibile, si riteneva assolutamente una mera fantasia il fatto che si potesse essere costituita nel Veneto un'associazione di tipo mafioso. C'era un controllo ferreo del traffico degli stupefacenti nel territorio di Venezia e di quasi tutto il territorio di Padova. C'era un'assoluta omertà, nel senso che vi era il terrore. Quando si riusciva per alcun indizio, per alcuni elementi di prova, ad avvicinarsi un po' di più alla banda, si percepiva da parte di coloro che venivano interrogati il terrore di parlare. E quindi proprio si alzava un muro impenetrabile, e quindi tutto questo mi aveva convinto che sostanzialmente qualcosa di concreto che corrispondesse ai requisiti dell'associazione mafiosa ci fosse. Quello che si apre nel novembre del 93 contro gli appartenenti alla mafia del Brenta di Felice Maniero è un vero e proprio maxi processo, come quello che si tenne contro Cosa Nostra a Palermo una decina di anni prima. Lo chiamano Rialto e porta alla sbarra più di 100 imputati, accusati di 45 capi d'accusa, tra cui estorsioni, usura, riciclaggio, traffico di stupefacenti, 2 sequestri di persona, 30 rapine e 15 omicidi. E mafia, naturalmente. A presiederlo è una donna, la dottoressa Graziana Campanato. Non è un processo facile. In Campania forse, in Sicilia là ci sono abituati, ma in Veneto no, non ancora. Una stanza piena di centinaia di faldoni, perché gli imputati erano 110 e i reati tantissimi. Quindi già questo rendeva caratteristico il processo. Bisognava trovare i locali giusti, bisognava avere sistemi di sicurezza che non sempre erano collaudati, forse per il terrorismo c'era stato qualche esperienza, ma un maxi processo di questo genere non era stato mai celebrato nel Veneto. Ci sono i trasferimenti degli imputati che sono detenuti negli altri penitenziari, e che sono, lo abbiamo visto, persone pericolose che appena possono scappano e che devono arrivare a Venezia nelle prime ore del mattino, perché il presidente Campanato, visto tutto il lavoro che c'è da fare a regola d'arte per evitare contestazioni, ha previsto le udienze alle 8:30 del mattino. Avvocati, testimoni, parti civili, come i 10 comuni della Riviera del Brenta che si costituiscono parte civile, imputati, un sacco di gente. Quindi nell'aula si vedeva l'imputato diabetico, gravemente diabetico, che ogni tanto veniva assistito da un infermiere per le iniezioni di cui aveva bisogno. Vi era un imputato in barella, c'era un imputato che aveva dei problemi di cuore grave fatti durante il processo, durante una pausa del processo, fu operato a cuore aperto e superò l'operazione. Quindi vi erano tutte queste connotazioni di tipo anche umano, oltre che tecnico, che rendevano veramente particolare il processo. E poi vi era questo mare di reati, questo mare di carte e questa imputazione assolutamente nuova di aver commesso molti reati con stile mafioso, e quindi di aver costituito un'associazione di stampo mafioso. Non è un processo facile. Bisogna costituire la giuria popolare, che significa tanta gente che deve lasciare il lavoro per tanto tempo
entrare nelle dinamiche processuali, uscire di casa la mattina presto e arrivare la sera tardi, e che magari, data la natura di quell'accusa, 416 bis, magari ha un po' di paura. Beh, partiti con questi rapporti così un po' difficili, un po' alla volta ci siamo così affiatati e si sono così medesimati che hanno loro stessi vissuto e riconosciuto di aver vissuto un'esperienza straordinaria che li ha messi a contatto con la giustizia, con tutte le sue difficoltà, una giustizia che appare così perdente in Italia e che invece vissuta dall'interno è una giustizia vera, da creare un rapporto che è rimasto anche dopo, tra molti di loro e anche con me. Questo modo di rendere giustizia anche da parte del popolo non è stata una sentenza solo di giudici, è stata una sentenza della popolazione. Il maxi processo alla mafia del Brenta si apre nel luglio del 1994. Tra i vari imputati che vengono condannati per i tanti capi di imputazione, tra cui il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso, c'è anche lui, Felice Maniero, che si prende 33 anni per rapina e traffico di droga, perché non si riescono a trovare prove che lo colleghino agli omicidi. Ma ad ascoltare la sentenza, Felicetto non c'è. È scappato, è evaso dal carcere un mese prima. Ne fui informata di prima mattina. Non seppi che dire, rimanemmo molto male perché il processo senza Maniero sembrava un processo monco, non tanto che non si potesse definire, eravamo alle ultime battute, ma ci sembrava proprio una presa in giro, un fatto negativo di un processo che aveva avuto molte difficoltà, ma che insomma era proceduto come doveva procedere. Felice Maniero era detenuto nel carcere di Vicenza, da cui i suoi avevano cercato di farlo scappare, senza riuscirci. Il piano era quello di corrompere due guardie, oppure di liberarlo durante un trasferimento, facendo saltare l'auto dei carabinieri di scorta con un bazooka. Bazooka, elicotteri. Fumetti, fantasia. Ma chi se li ha inventati? Non lo so. Allora lo spostano in un altro carcere, più sicuro. Il carcere Nuovo Complesso di Padova, meglio conosciuto come Due Palazzi, è un carcere modello che vanta anche una bella rivista letteraria fatta da detenuti che si chiama Ristretti Orizzonti. Era un carcere modello anche allora, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, ma non abbastanza. L'evasione io non la so spiegare, si poteva tranquillamente evitare, lo sapevamo. Sapevamo che lui era in grado di corrompere chiunque qua nel Padovano. Perciò non era stato messo prima in un caso del genere. A Vicenza tentò l'evasione e quindi lo tolsero da Vicenza e lo collocarono a Padova senza sentire più nessuno, proprio quel carcere dove non doveva essere collocato. Quindi già questa è stata una cosa, una scelta strana. Evase come evaso, era un periodo in cui si parlava di pericolo di evasione, durante il trasporto. Tant'è vero che venni contattata per sentire se potevo fare il processo a Padova, nel bunker di Padova, per evitare i trasporti, la lunghezza, diciamo, del trasporto e quindi il pericolo di evasione. Quindi il problema dell'evasione stava montando. E io accettai e Padova poteva essere, ma lui evase prima che si potesse arrivare a Padova. Aveva i suoi filoni di informazione, sapeva. Le nostre erano richieste molto, molto riservate. Ha saputo prima di noi. Felice Maniero riesce a scappare e lo fa in maniera eclatante. Riesce a corrompere un brigadiere delle guardie carcerarie, Raniero Erbi, promettendogli 1 miliardo se gli aiuta. Dentro di un mattino di giugno del 1994, apre la porta ad un comando di uomini della banda travestiti da carabinieri. Gli uomini di Maniero attraversano le sezioni interne del carcere, sorprendono le guardie, le legano e le imbavagliano. Poi prelevano Maniero, alcuni dei suoi uomini che erano in carcere, uno spacciatore internazionale e un camorrista, e se ne vanno attraversando il cortile.
Le guardie sulle torrette, vedendo tanti carabinieri, ma soprattutto il brigadiere Herbie, non li fermano. Maniero e i suoi montano su finte auto dei carabinieri e spariscono. È vero che ci fu la corruzione di un agente di custodia, però assaltare un carcere senza colpo ferire e uscire tranquillamente come se fossero dei visitatori normali sta a dimostrare come l'organizzazione fosse stata perfetta, e in questo bisogna riconoscere che questi banditi avevano una capacità organizzativa fuori del normale. Felice Maniero trascorre la sua latitanza assieme a Marta, la sua fidanzata, prima in Francia, a Parigi, in un hotel di lusso sugli Champs-Élysées, che ha un quadro di Rembrandt nella hall. Poi va in montagna, al confine con la Svizzera, e poi va in Spagna, prima a Madrid e poi sulla costa, a Marbella. Una latitanza di lusso, interrotta ogni tanto da un viaggio nel Veneto per incontrare i suoi familiari e quelli della banda. C'è sempre tanto da fare, c'è un impero criminale da dirigere. Intanto anche nel Veneto è arrivata la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che ha aperto il suo primo centro a Padova. Attraverso un'indagine sul traffico telefonico, gli uomini della DIA trovano uno dei componenti del comando che ha liberato Maniero dal carcere Due Palazzi. Si chiama Giancarlo Ortes e quando lo arrestano accetta di collaborare. In cambio di 700 milioni si impegna a scoprire dove si è nascosto Felice Maniero. Ma non funziona. Ortes riesce soltanto a far prendere Sergio Baron e il camorrista che stava in carcere con Maniero. Doveva trattarsi di un nascondiglio temporaneo. Baron infatti era già in possesso di un documento falso. Ieri il blitz verso le 15. E poco dopo le 5.30 di oggi è stato catturato Carmine Di Girolamo, 40 anni, esponente di spicco della nuova camorra organizzata e uno dei 5 detenuti evasi poco più di 2 mesi fa dal supercarcere di Padova assieme a Felice Maniero, boss della cosiddetta mafia del Brenta. Ma non ci riesce. Il maresciallo Paron lo vende e la DIA non riesce a proteggerlo. Nel novembre del 1994, Ortes e la sua fidanzata Naza Sabic cadono in una trappola. Vengono portati in campagna dalle parti di Cadoneghe, in provincia di Padova, e ammazzati a colpi di pistola. I loro corpi verranno trovati soltanto tempo dopo, sepolti in un canale tra le province di Padova e Venezia. Ed è qui, a Vigonza, sotto questo albero, che gli inquirenti, dopo poche ore di scavi, ieri hanno ritrovato i loro cadaveri, 2 corpi, uno sopra l'altro, sotto mezzo metro di terra. Ma non può durare a lungo. Felice Maniero è ricercato, ha preso 33 anni e il processo, come dice il presidente Graziana Campanato, è una specie di pozzo di San Patrizio, da cui emergono cose nuove, nuovi elementi, nuovi collegamenti. Stanno saltando fuori gli omicidi e all'appello, anche per Maniero, soprattutto per Maniero, le cose andranno molto peggio. Sui documenti c'è scritto Luca Basso, anni 38, nato a Lonigo in provincia di Vicenza, professione architetto. Ma non è vero. Gli agenti della pattuglia che hanno fermato quel signore elegante a passeggio per le strade di Torino con una bella ragazza lo sanno. Quello è Felicetto Maniero, il capo della mafia del Brenta, che il giorno dopo viene caricato su un elicottero e vola fino a Padova, a disposizione dei magistrati. Sto benissimo, saluto mia mamma, ciao. È tutto quello che hai detto? Sì, sì, non ho altro. Non ha da fare i complimenti alla squadra mobile. Ma forse sono stato scemo io, farmi prendere così. Mi viene sottovalutato. Sì. E a questo punto che Felice Maniero stupisce tutti con un altro colpo di scena. Non scappa questa volta, il regime di sorveglianza a cui l'hanno sottoposto è troppo stretto, però è come se lo facesse. Felicetto Maniero, il boss della mafia del Brenta, come lo chiamano adesso, si pente, accetta di collaborare con la giustizia, diventa un pentito, un collaboratore di giustizia. Stanno proseguendo le ricerche del cimitero della Mala sull'argine del Brenta, vicino Vigonovo, in provincia di Venezia. Qui sarebbero stati sepolti i corpi dei fratelli veneziani Massimo e Maurizio Rizzi, e il maestrino Franco Padovan, 3 pregiudicati uccisi 5 anni fa per un regolamento di conti all'interno della Mala Veneta. Un delitto al quale avrebbe partecipato direttamente Felice Maniero, il boss della Mala, ora collaboratore di giustizia, che ieri sotto scorta è stato portato in elicottero dagli inquirenti nella zona dell'argine per dare un aiuto nella ricerca dei cadaveri. Lui fece i suoi calcoli e poi diede l'avvio immediatamente dopo a una collaborazione che ha permesso di acquisire riscontri obiettivi su fatti di cui prima si aveva soltanto una linea indiziaria. Riscontri obiettivi significava recupero di cadaveri
dagli argini del Brenta. Furono 6 i cadaveri che tornarono alla luce di personaggi uccisi dalla banda, recupero di arsenali di armi che arrivavano dalla Croazia, recuperi di quantitativi di droga, recuperi di denaro in contante. Solo di rapine, ricordo a memoria, saranno state qualche centinaio di rapine dagli anni 70, a partire dagli anni 70 fino a tutti gli anni 80, che andarono elencate minuziosamente, quindi con riferimento di tempi, di luoghi, di recuperi, di dati, quindi obiettivamente riscontrabili, che furono riscontrati, tant'è che si arrivò poi alla famosa operazione Rialto con l'arresto di 350 appartenenti alla mafia del Brenta. Felicetto Maniero parla. Racconta un sacco di cose, attribuisce omicidi, fa ritrovare corpi sepolti sugli argini del Brenta, chiarisce rapine, disegna il quadro dell'organigramma della mafia del Brenta, rivela protezioni e collusioni. Ai magistrati, come il sostituto procuratore Fogliadelli, racconta di come sapesse in anticipo alcuni dei loro provvedimenti. E deve fare una certa impressione sapere che in questo gioco di guardie e ladri il proprio avversario sa in anticipo la mossa che si sta per fare. Felicetto parla e fa finire in galera un sacco di gente. Sulla base di quello che rivela, scatta un'operazione che fa finire in manette 350 persone e si montano una serie di processi, tra cui Rialto 2, che eliminano definitivamente la mafia del Brenta. Lui, con le sue confessioni, le sue collaborazioni, diede le prove per affermare quello che era avvenuto e quello che altri suoi amici avevano compiuto, e forse tacque di tanti altri personaggi che poteva salvare. Questa è rimasta, insomma, l'idea. Durante quel periodo, il periodo dei processi, il periodo degli arresti, ci si stupiva perché a volte sono state arrestate delle persone che manco si pensava che fossero coinvolte con Maniero. E la popolazione non è vero che ha solidarizzato con Maniero, assolutamente no. Qualche sporadico che diceva quando c'era Felice Maniero non ti portavano via neanche la bicicletta, ma la popolazione per la maggior parte non ha mai solidarizzato con Maniero. La rapidità con cui Felice Maniero decide di collaborare con lo Stato fa venire a qualcuno qualche dubbio. Felicetto è un imprenditore criminale, va bene, ma un imprenditore, e può aver ragionato da imprenditore anche nei confronti della banda. Quando un'impresa non rende più come prima o è sull'orlo del fallimento, bisogna disfarsene e investire in qualcos'altro. Per un imprenditore del crimine che sta per finire dentro per sempre, questo potrebbe significare collaborare. Secondo me Maniero ha fato un calcolo di interesse quando si è pentito, perché già è, per prima cosa, è una persona molto intelligente ed era sempre attento alle cose giuridiche. Uno, perché aveva sempre qualcosa, eccetera, eccetera. Ma era attento anche alle leggi nuove che venivano fuori, anche sotto la legge sui pentiti lui si interessava. Io intanto dicevo, ma che te ne frega, cioè andavo lì e mi diceva, hai sentito, stavo facendo questa legge qua, ma a te che te ne frega, ci dicevo. Era sempre attento, quindi per me ha fatto un calcolo. O forse i motivi sono altri, e sono quelli contenuti in alcune lettere indirizzate al pubblico ministero Fogliadelli e firmate Mr. X. Maniero ha paura per i suoi familiari, per suo cugino, per sua madre, per la sua fidanzata Marta, che non vuole che faccia neanche un giorno di galera. Se si tratta di rischiare la mia pelle sono anche esagerato. Scrive una notte che non riesce a dormire perché, dice, nonostante sia ritenuto un duro, sono più fragile di quanto si possa immaginare. Però quando coinvolgo le persone che amo e che sono la mia ragione di vita, allora divento un'altra persona. Nonostante questo, e anche grazie al tono di alcune di quelle lettere, alcuni continuano a porsi due domande. La prima, quando ha deciso di collaborare Felice Maniero? Prima o dopo il suo arresto? C'è stata una trattativa che lo ha interessato durante il periodo della sua latitanza? Penso che lui si è trovato molto alle strette
e che stasse valutando già all'epoca una collaborazione con la magistratura o le forze dell'ordine. Al di fuori di ciò, di quel che io posso pensare, è che lui sapeva benissimo che se non lo faceva lui, qualcun altro insomma avrebbe preso il suo posto o il sopravvento sulla faccenda, e quindi si trovava con le mani legate. Quindi lui ha fatto il passo prima degli altri, ammettendo queste responsabilità sui crimini, sui traffici successi nel Veneto. Il secondo dubbio che qualcuno si pone è se Felice Maniero abbia detto proprio tutto. Gli omicidi, le rapine, i complici, finisce tutto nero su bianco e a varie riprese, davanti ai vari magistrati che lo interrogano per istruire i processi che nascono dalle sue rivelazioni. Ha detto proprio tutto su tutto, Felice Maniero? Ha detto tutto o quasi tutto. Forse, se devo esprimere una mia opinione personale, ma non ha detto forse tutto sul patrimonio dove l'ha nascosto. Di fatto di Benny Maniero è stata sequestrata la casa, che ora è un centro sociale per anziani, credo, a Campolongo Maggiore. Sono stati trovati una serie di quadri, sono stati trovati forse qualche conto, però i conti esteri di Maniero in Lussemburgo, in Liechtenstein, in Austria, in Svizzera, credo, io di quelli non credo che non sia stato trovato se non poco o nulla di sicuro. Felice Maniero era stato condannato a 33 anni per rapine, traffico di stupefacenti e mafia. A questi reati si aggiungono anche il traffico d'armi e parecchi omicidi, alcuni dei quali compiuti da lui personalmente. Alla fine viene condannato a 17 anni di reclusione e 60 milioni di multa. Una cosa che sicuramente fa male a tutti i familiari, però dicono che sia un male necessario il fatto che questi collaboratori di giustizia, alla fine di tutto, responsabili di 35 omicidi, siano liberi di passeggiare tranquilli con le loro gambe per le strade, mentre noi lo portiamo addosso il segno insomma della sofferenza. Alla fine la condanna l'abbiamo presa noi. C'è ancora una domanda che qualcuno si pone. Felice Maniero e quelli che con termine tecnico vengono chiamati i suoi sodali sono stati condannati in base al 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo le sentenze, secondo il parere di molti, quella che è nata sulle rive del Brenta è una vera e propria mafia, come la Camorra, Cosa Nostra e l'Andrangheta, con qualche caratteristica diversa, dovuta al territorio e al contesto. Come immagine, dobbiamo dire, non è la mafia siciliana, la Lupara, la Coppola, l'Atto Trucido o altro, anche nel campo nell'esecuzione dei loro atti criminali più efferati, come per esempio l'eliminazione dei contendenti, dei rivali, c'era una forma un po' più educata, più gentile. La stessa figura di Maniero si vide dopo l'arresto di Torino, sembrava un colletto bianco che avesse fatto l'ammancolo di cassa. Per essere una mafia, un'organizzazione criminale deve avere alcune caratteristiche dal punto di vista giudiziario. Essere un'associazione a delinquere, naturalmente, più di tre persone che si mettono assieme per commettere dei reati. Ma soprattutto avere alcune caratteristiche, detto in modo molto semplice, spargere il terrore, godere dell'omertà e controllare il territorio. È questo la mala del Brenta? È una mafia? Io penso che di mafioso non c'era niente da vedere. C'erano solo interessi privati di Maniero Felice, che avendo delle persone che lui, dandogli droga a queste persone, avevano di doveri verso di lui. Il controllo del territorio. Felice Maniero e la mala del Brenta agisce in un territorio che va dal confine con la Jugoslavia fino giù, in Emilia, fino a Modena. Per alcuni settori hanno un controllo quasi totale, come per esempio lo spaccio di droga, che non si fa se non si compra da Maniero, altrimenti si finisce ammazzati. Lo stesso per il gioco d'azzardo. Le rapine vengono fatte autonomamente, ognuno decide per conto suo, ma spesso c'è l'accordo di Maniero. E molto spesso le armi usate, dai Kalashnikov ai bazooka, sono le sue, vengono dai suoi traffici di armi. Felice Maniero investe solo in alcuni settori criminali, ma quelli sono praticamente tutti suoi. Basta per parlare di controllo del territorio? Basta per parlare di mafia? Secondo me si è inventato l'associazione.
se, proprio se l'ha inventata, se ne pianta e l'ha costruita, secondo me, lui, d'accordo con chi non si sa, e ha detto qui c'è così, 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 mentre a me non risulta. Cioè, non risulta un fatto del genere. Il terrore. Indubbiamente, Felicetto Maniero, nonostante la sua faccia d'angelo, il suo sorriso simpatico e i suoi modi eleganti, fa paura. Lo si vede al primo processo, quando qualcuno della mala del Brenta sta cercando di parlare, viene messo a confronto col boss Felicetto e allora non parla più. Nell'aula bunker di Mestre, il confronto con Felice Maniero inizia alle 11.50. Felicetto dichiara: è la prima volta che lo vedo, non posso chiedergli nulla, vorrei solo sapere dove mi ha conosciuto. Lazzari risponde col silenzio. Gli imputati nelle gabbie ridono. La mafia del Brenta attacca anche lo Stato con metodi terroristici per contrastarne l'azione o per imporre il proprio controllo del territorio. Accanto a Lupia, a un passo da Campolongo, da quando il maresciallo Alberto Palumbo ha intensificato i controlli agli inizi degli anni 90, raffiche di mitra crivellano le auto dei carabinieri ferme in garage. Quelli del Brenta sparano contro le abitazioni del maresciallo e dei carabinieri, a scopo intimidatorio, come in Sicilia e come in Calabria, tanto che quella di Cantalupia è la prima caserma dei carabinieri in tutto il nord-est ad essere blindata. Io, secondo alcune indagini non condotte da me, ero stato attenzionato da questa malavita nostrana e siciliana per un attentato dinamitardo, insieme a un ufficiale dei carabinieri. Ma il terrore mafioso è quello che viene indotto anche solamente dalla parola, mafia. Sono di Cosa Nostra, sono un camorrista. E questo basta fare paura e ottenere rispetto, che non è ovviamente un vero rispetto, ma quello che si ha con il terrore. E ottenere il silenzio. Ecco, l'omertà. C'è omertà nei territori in cui si muove la mafia del Brenta? Per me è stato rovinato solo da giornalisti, stampa e tutto quello che segue. Scusi, i magistrati hanno chiesto per lui 53 anni di carcere per tutti i delitti che ha commesso. Ma per tutti i delitti che ha commesso, hanno prove, hanno qualcosa di concreto che possono dire questo? Chi mette dentro magistrati e politici forse andiamo meglio qua in Italia. Ma Felice Maniero è un boss della mafia? Non lo so. Cioè, secondo quello che avevo sentito dire, secondo noi è un buon uomo, secondo me. È più furbo degli altri. Ma ti piace o no come persona? Sì, mi piace come persona. Forse si è comportato meglio di tanta altra gente qua. Ha preso in giro anche il governo e ha fatto bene scappare. Un amico che fa carità ai poveri, è amico di tutti. E secondo me la cittadinanza dava fastidio di essere tutti i giorni trattati anche dalle televisioni, dai giornali, come una città di cronaca nera. Io ho in mente una trasmissione televisiva di una sera di domenica, ma andò in onda Corleone e successivamente Campolongo Maggiore. Non è la stessa cosa. La mafia del Brenta non si occupa di appalti, come Cosa Nostra e come i casalesi, per esempio, e non sembra fare affari con la politica. Ma Felice Maniero e i suoi hanno contatti con la società civile, penetrano con le loro attività nel tessuto economico della zona, hanno contatti con avvocati e con funzionari di banca, con le istituzioni e con i servizi segreti. La mafia del Brenta tratta con lo Stato sulla base del patrimonio artistico e religioso, come Cosa Nostra. Felicetto Maniero ha contatti con Cosa Nostra e con la Camorra. E quando è in galera, dicono, è trattato come un boss. E quando è fuori, si muove indisturbato e rispettato per la zona. Basta tutto questo per parlare di mafia? La mafia ha bisogno di, prima di essere un fenomeno criminale, dove si radica, è un fenomeno di organizzazione della società. E dove non c'è la società, dove la società civile è povera, dove lo sviluppo economico non c'è. È lì che si radica la mafia come di fatto altra società e poi successivamente assume le sembianze dell'organizzazione e si compenetra anche con l'economia, economia soprattutto di tipo assistito. La mafia del Brenta finisce con Felice Maniero e tutti i tentativi di resuscitarla falliscono rapidamente. Nel 2006 un altro collaboratore di giustizia, Stefano Galletto, parla e fa finire in galera 33 persone della cosiddetta nuova mala del Brenta. Tra i progetti del gruppo ci sono alcuni omicidi, quello di Maniero naturalmente, ma anche quelli di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, come il capo della squadra mobile di Padova, Alessandro Giuliano, oppure il capo della squadra mobile di Venezia, Diego Parente.
omicidi da farsi con un arsenale che comprendeva anche un bazooka. Ma i tempi non sono più gli stessi, il contesto è cambiato e non c'è più spazio per una nuova mala del Brenta, anche se sanguinaria. Con l'arresto e con il pentimento di Felice Maniero e dei suoi sodali più stretti, la situazione veneta criminale cambia. Cambia perché appunto sparisce questa organizzazione che ha tenuto in scacco il Veneto per 20 anni e si presenta in un vuoto criminale che però viene riempito quasi subito dalla criminalità straniera. Criminalità organizzata russa, cinese, albanese, slava. Forse anche qui non si tratta di mafia. Forse sono anche questi soltanto progetti di mafia, ma non per questo meno pericolosi. Ci sono boss nigeriani, russi e cinesi condannati con il 416 bis e sottoposti al 41 bis assieme a boss dell'Andrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra. E poi c'è il caso di un imprenditore cinese che si è rifiutato di pagare il pizza da tria della mafia cinese e ha denunciato ed è stato ucciso, proprio come in Campania, in Sicilia o in Calabria. Ma questa è un'altra storia che prima o poi racconteremo. Ma contemporaneamente c'è stata anche una come posso dire, una nuova vita anche per le criminalità italiane, per la criminalità organizzata italiana. Ovvero il Veneto è diventato una terra di reale conquista per la Camorra, per l'Andrangheta, per Cosa Nostra. Adesso Felice Maniero è un cittadino comune, ha scontato la sua pena, è uscito dal programma di protezione, è un uomo libero. È un imprenditore, come ha sempre detto di essere anche quando era un criminale. Come scrive nelle ultime pagine della sua autobiografia. In fondo non è questa la vita di un imprenditore? Lavorare per il denaro, spendere le proprie ricchezze? No, forse è un po' diverso. In ogni caso, la vita avventurosa di Felice Maniero mette in scena tanti meccanismi che non sono soltanto quelli di una certa zona e di una certa mentalità, ma anche del nostro tempo. Una vita che forse non è stata ancora abbastanza raccontata, perché ci sono tante cose, tanti romanzi e tanti saggi, ma forse c'è ancora qualcosa da dire. Perché la storia di Felicetto Maniero, che si inventa un impero del crimine nel Nord-Est, è una storia da prendere ad esempio, ma non per fare come lui. Per impedire che continui ad accadere. Ha raccontato tutto Felice Maniero. Che cosa secondo te non ha raccontato? Io sono convintissimo che Felice Maniero ha raccontato tutti gli aspetti criminali di basso e medio livello, non ha fatto un nome, secondo me, un solo nome degli industriali, delle persone legate al mondo della finanza che gli hanno permesso in tutti quegli anni di riciclare parte del denaro. Come sono convintissimo che il denaro non sia stato ritrovato, il vero tesoro di Maniero non sia saltato fuori ancora. Potrebbe non aver raccontato tutto anche su collusioni o aderenze istituzionali. Ci sono solo un carabiniere, un poliziotto e poco altro, insomma, che vengono condannati per aver aiutato Maniero tra le istituzioni. Ma secondo me non l'ha fatto perché non gli conveniva. Come secondo me non gli conveniva raccontare in maniera approfondita le collusioni possibili intorno all'affare del traffico d'armi con la Croazia di Tugman. Secondo me, come tutti i pentiti, una parte di verità se l'è tenuta ben stretta. Oggi secondo te sarebbe possibile un altro Maniero? No, oggi non è più possibile perché il territorio è stato diviso in maniera assolutamente precisa da altre culture criminali. È proprio diviso, nel senso di prostituzione, droga, eccetera. Nelle città stesse vediamo che c'è la zona dei nigeriani, c'è la zona dei russi, dei serbi, è completamente cambiato. Oggi non sarebbe più possibile, oggi ci sarebbe necessario un conflitto, uno scontro militare, non è, nessuno ha interesse a scontrarsi militarmente.